Allora, buongiorno a tutti. Riprendiamo oggi con la seconda parte del seminario sulla VAS, sempre con il professore Elliot Laniado e il collega Fulvio Tosi. Faremo delle brevi pause come ieri e saremo insieme fino a mezzogiorno e mezzo. Io ti lascio al prosieguo della lezione. Buongiorno. Allora, oggi, come vi avevo anticipato ieri, entriamo più nel merito, diciamo, della valutazione ambientale strategica. E affrontiamo, gli aspetti metodologici. Vedete qui uno schema e vedete di fianco delle barre gialle che sono trasversali, diciamo, a tutto il percorso. Sono la partecipazione che deve seguire appunto tutto il percorso, la base di conoscenza condivisa che viene utilizzata lungo tutto il percorso e poi ho messo come trasversale anche l'analisi di coerenza che riguarda tutti gli aspetti. E poi vedete il percorso invece. Si parte dalla verifica di assoggettabilità, poi c'è la definizione dell'ambito di influenza, nota come scoping, poi c'è ovviamente tutto il processo di elaborazione del piano e del rapporto ambientale, e poi alla fine tutta la fase di attuazione e monitoraggio. Al termine della fase di attuazione e monitoraggio, ovviamente, o durante, scusatemi, la fase di attuazione e monitoraggio, ci si chiede se c'è necessità di riorientare il tutto e quindi in qualche modo si riparte. Allora, andiamo in quest'ordine. Prima discutiamo delle due barre che sono sulla sinistra, quindi partecipazione e base di conoscenza. Poi seguiamo tutto il percorso e alla fine, quando abbiamo capito, diciamo, tutti i passi e così via, affrontiamo l'analisi di coerenza. Quindi partiamo, primo, aspetto, diciamo, la partecipazione. La partecipazione è importantissima nella VAS, è uno degli elementi fondamentali, come abbiamo visto anche ieri, quando abbiamo detto come è nata la VAS, è nata proprio per includere la soggettività e la partecipazione. E vedremo che la partecipazione alla VAS ha due gambe. Una è quella che dà sostanzialmente la garanzia. Allora, la partecipazione funge da garanzia in quanto più dibattito c'è e più dibattito c'è con persone esperte e competenti, più siamo garantiti del fatto che il piano, appunto, e la VAS, non facciano errori, se volete, o non prendano strade che non sono ragionevoli dal punto di vista appunto delle persone competenti che dibattono. La seconda gamba della partecipazione, che a me sembra molto importante ed è quella che in alcuni casi invece è meno evidente, è quella della costruzione, del suggerimento, dell'aiuto all'elaborazione del piano, del contributo all'elaborazione del piano e ovviamente della massa. Allora, li vedremo tra un attimo. Prima di tutto c'è una pluralità delle forme di partecipazione, che dipendono anche dai soggetti con cui si ha a che fare. Va sotto il nome di partecipazione anche la concertazione. La concertazione si fa tra enti, tra soggetti che hanno competenze autorizzative e quindi si deve concertare perché la decisione deve essere presa insieme.
La negoziazione si fa con quelli che chiamerei i poteri forti in qualche modo, quindi con le categorie da cui dipende poi la riuscita o meno, diciamo, delle azioni del piano. Per esempio, se voi avete un ambito di trasformazione in cui immaginate di fare insediare delle imprese, bisognerà negoziare probabilmente con le imprese le condizioni di cui loro hanno bisogno per potersi insediare. La terza forma è la consultazione. La consultazione è quella che si fa liberamente, diciamo, con associazioni, categorie, cittadini, eccetera. E questa consultazione, vedremo, può essere di forma passiva o attiva. Noi ovviamente la consultazione passiva è come nella via la consultazione su un documento già preparato, cioè viene preparato un rapporto, una proposta di rapporto, un documento, e su quello si chiedono contributi, suggerimenti, critiche, però diciamo a posteriori. L'aspetto innovativo invece della VAS è proprio quello di introdurre, anche se non lo fa formalmente nel decreto, ma è nello spirito della VAS, della direttiva, eccetera, è di introdurre il coinvolgimento attivo nel formulare, diciamo, proposte. Allora, ovviamente tutta la partecipazione ha senso se c'è anche un'attività di informazione, di comunicazione e di informazione che permette di partecipare con cognizione di causa. Allora, vediamo un attimo. Chi partecipa? Allora, partecipano soggetti istituzionali, con la concertazione, ma anche semplicemente con la consultazione, perché comunque devono essere coinvolti, soggetti con competenze ambientali. Questi sono soggetti che la direttiva e il decreto prevedono in modo esplicito in alcuni momenti, per esempio nello scoping, nella fase iniziale, e come contributo sul rapporto ambientale. Questi soggetti sono in genere soggetti pubblici che hanno competenze in materia autorizzativa o in materia ambientale, e tra questi ci sono appunto le ARPA, ci sono gli enti parco, ci sono le sovrintendenze, ci sono ovviamente tutti i funzionari che hanno appunto competenze sulle tematiche che vengono trattate. Poi ci sono le autorità transfrontaliere. È molto importante anche questo, perché in genere quando si fa un piano è molto spesso ci sono problemi ai confini, diciamo così, cioè con i propri atti, con le proprie azioni, si hanno effetti anche oltre i confini. Non so, io vi cito semplicemente quello che succede di solito. Se voi andate nei comuni, eccetera, se uno deve mettere in piedi, non so, un impianto che per qualche motivo emette del fumo, in genere è molto facile che lo emetta al confine e sottovento, in modo tale che il fumo vada a finire nel comune vicino e non ci sono conflitti e contestazioni nel proprio comune. Capite però che questo vale anche per gli altri, e quindi alla fine c'è una cosa strana, no? La cosa strana, per esempio,
è che l'Inghilterra, avendo messo tutti i suoi impianti a sud, sulle coste, affumica regolarmente e in modo costante, diciamo, la Danimarca piuttosto che altri paesi che stanno di là, dall'altra parte. Quindi questo è un problema enorme. La direttiva chiede ovviamente una consultazione obbligatoria con le autorità transfrontaliere. Viene interpretata da noi con una consultazione sicuramente dei comuni confinanti per una VAS comunale e delle regioni confinanti per una VAS regionale. Poi ovviamente ci sono i settori del pubblico. Allora, sono associazioni, categorie, ma sono anche il pubblico in generale. Allora, questi sono i soggetti che vengono coinvolti. Ora, perché vengono coinvolti? Guardate, ci sono diversi motivi. Dal punto di vista del decisore, dal punto di vista di chi fa il piano o la VAS, per garantire un attimo, per garantire la governance del sistema, perché poi le azioni devono essere realizzate, portate avanti e poi soprattutto vissute quando sono in esercizio dai cittadini, appunto, da chi le usa. E quindi è molto importante avere un coinvolgimento e una responsabilizzazione di tutti, sia a livello istituzionale che a livello di cittadini, attraverso una decisione condivisa. C'è un problema di conoscenza perché il decisore riesce a conoscere per poter agire, per poter decidere, ma conosce attraverso la partecipazione quelle che sono le esigenze, i bisogni e così via, e anche gli interessi e poi i conflitti che ci sono. E poi c'è un problema appunto, ripeto, oltre che di conoscenza del conflitto, di riuscire a gestire il conflitto, e anche quello si può gestire attraverso la partecipazione, pensate alla scelta tra alternative e così via. Quindi ci sono diversi motivi per cui è necessario, di solito, quando non c'è la partecipazione, è molto facile che il conflitto emerga a posteriori ed emerga in forme molto più radicali e magari che riescono a bloccare tutta una serie di decisioni. È utile partecipare anche ovviamente ai soggetti che partecipano, ma perché appunto si responsabilizzano, hanno la consapevolezza delle cose che succedono, credono più, sono più partecipi delle decisioni e quindi se ne sentono più coinvolti e quindi sentono anche più un senso di appartenenza, ma soprattutto se hanno davvero inciso sulle decisioni e sulla modalità in cui viene realizzato il piano, evidentemente si sentono molto più coinvolti nella situazione. Quando si partecipa. Allora, lo dicevamo ieri, è importante che la partecipazione vada lungo tutto quanto il processo e quindi va dal momento in cui si definiscono gli scenari, le visioni, se volete, la visione che si ha prima di andare a pianificare, quindi verso dove vogliamo andare, grandi idee, scenari alternativi, fino ovviamente all'elaborazione delle proposte, all'attuazione, alla gestione delle proposte, al monitoraggio. E io ci ho aggiunto anche una cosa che di solito si dimentica, ma deve essere parte integrante della VAS, la prevenzione e la gestione dei rischi, dove con i piani di emergenza e con tutto ciò che si deve fare appunto per prevenire e gestire i rischi, la partecipazione è fondamentale. Uno deve sapere
che ruolo ha e che cosa deve fare e come gli comunicano quello che deve fare o che sta succedendo nel momento in cui si avverasse, diciamo, un rischio. Come si partecipa? Si partecipa, e questo è molto importante, attraverso la ricerca attiva dei soggetti. Cioè non basta scrivere su un giornale se volete partecipate, bisogna andare a ricercare attivamente molti soggetti, tra poco vedremo magari un esempio, e poi diciamo organizzando gli eventi, quindi tempi e spazi, ruoli, definendo le tecniche e le modalità di partecipazione e destinando a questo delle persone che ci lavorino, diciamo, no? Come... E poi la partecipazione, ultimo aspetto, va finalizzata. Vuol dire che deve essere molto chiaro a tutti quando si partecipa per che cosa si partecipa e qual è il fine di quel momento di partecipazione e quindi qual è anche il tipo di intervento che ci si aspetta, perché altrimenti la partecipazione rischia di essere molto dispersiva e inutile. Quindi organizzare gli eventi, le tecniche, eccetera, e finalizzare molto, dire qual è il fine, l'obiettivo di quell'evento di partecipazione. Con quali strumenti si partecipa? Guardate, gli strumenti sono intanto strumenti per la comunicazione. Qual è la differenza tra comunicazione e informazione? Ecco, la comunicazione viaggia nei due sensi, cioè vuol dire che non solo c'è una informazione che viene data a chi partecipa, ma c'è soprattutto una informazione nell'altro senso, che viene data da chi partecipa, a chi organizza la partecipazione. Ci deve essere, quindi sono strumenti di comunicazione che vanno appunto in questi due sensi e non semplicemente di informazione in un senso solo. Ci deve essere una base di conoscenza comune, anche questa la vedremo un attimo, che contiene le informazioni che servono a tutti per partecipare. Ci deve essere un linguaggio comune, cioè bisogna fare molta attenzione a non usare linguaggi molto tecnici che spesso non servono e non vanno bene neanche tra esperti di materie, di discipline diverse, perché magari l'esperto dell'acqua ha un linguaggio specialistico che non viene capito dall'esperto dell'aria, non è solo questione di cittadini. E poi l'uso di tecniche, di tecnologie a volte, pensate a quest'epoca di Covid, di tecnologie avanzate, anche diciamo via web, che però non sostituiscono sicuramente la partecipazione dal vivo. Esistono tra gli strumenti, oltre a quelli per la comunicazione appunto, quelli per la facilitazione. La facilitazione passa attraverso questa voce, qui vorrei commentare un attimo, che è l'ascolto attivo. Che cosa vuol dire ascolto attivo? Vuol dire, come dicevamo prima, che si vanno a ricercare quelli che devono partecipare e poi ci sono delle tecniche che servono a fargli parlare sostanzialmente, cioè a riuscire a fargli esprimere, perché molto spesso è difficile per uno che non è abituato dire le cose, intervenire. Allora ci sono proprio delle tecniche di ascolto attivo. Faccio un esempio così ci capiamo subito, poi magari la riprendiamo. Faccio un esempio. Io per esempio, se voglio
capire da qualcuno, e sto facendo un piano per la messa in sicurezza della mobilità dolce, della mobilità pedonale, se voglio capire quali sono i problemi, dove sono i punti critici, magari strettoie del marciapiede piuttosto che strisce che non ci sono, piuttosto che punti pericolosi, io se li chiedo a tavolino probabilmente molte persone non me le sanno dire. Se però organizzo una passeggiata nel mio comune con persone che sono rappresentative di categorie diverse, tipo la mamma che deve spingere il passeggino o l'anziano o eccetera, io probabilmente percorrendo con loro i loro percorsi abituali li aiuto a mostrarmi, a farmi capire quali sono i punti dove loro trovano delle difficoltà. E questa è per esempio una tecnica di ascolto attivo, appunto. Quindi non pensiamo soltanto al fatto di fare delle riunioni in cui si dà la parola a qualcuno e si ascolta quello che ha da dire. Quello va bene in genere per le associazioni di categoria, per ovviamente gli enti istituzionali, eccetera. Ma quando si vuole coinvolgere effettivamente i cittadini e avere un suggerimento per in vista dell'elaborazione del piano, occorre mettere invece in atto questo tipo di tecniche. Poi c'è ovviamente la moderazione e la gestione del conflitto, quindi delle tecniche anche qui per fare esprimere un pochino i conflitti che ci sono, diciamo così, in modo civile, e capire quali sono gli interessi che ci stanno dietro, i valori che ci stanno dietro, e riuscire a moderare e a gestire. E la chiave principale qui sono il fatto di riuscire a generare delle alternative, delle alternative, delle varianti, delle misure di mitigazione, quello che serve, diciamo, ma attraverso il dibattito vengono fuori le esigenze e si riesce a capire in che direzione muoversi. E quindi, diciamo, questi sono gli strumenti per la facilitazione. Ovviamente nascono una serie di problemi. I problemi della partecipazione. Allora, li cito molto brevemente. C'è sicuramente un problema di tipo culturale. E questo problema di tipo culturale è comune, diciamo, a chi organizza la partecipazione, chi deve organizzare la partecipazione e a chi partecipa. Dal punto di vista del politico, se volete, o dei funzionari che organizzano la partecipazione, c'è un problema a mettere in discussione le proprie scelte, cioè si arriva spesso con delle scelte preconfezionate, con delle idee già forti che si fa fatica a mettere in discussione. Allora la partecipazione diventa una sorta di acquisizione del consenso, cioè io ho deciso che cosa fare, so già in che direzione voglio muovermi, e la consultazione mi serve solo per convincere che è la strada giusta, che faccio bene a muovermi così, eccetera. Non è aperta a ricevere idee diverse o a mettere in discussione le proprie scelte. Ecco, questo tipo di partecipazione, si chiama appunto acquisizione del consenso, è una partecipazione che toglie completamente credibilità alla partecipazione. Non c'è più credibilità e fiducia. Cioè chi partecipa a quel punto sente che le sue idee, le sue proposte, eccetera, non vengono prese in considerazione.
non è che debbano essere accettate, ma non vengono prese in considerazione seriamente, perché comunque la decisione è già presa. E allora in questo caso ovviamente la partecipazione fallisce, cioè le persone si ritirano e poi usano altri mezzi per contrastare il piano, il conflitto prende altre strade. C'è un problema ovviamente di educazione alla partecipazione anche da parte di chi partecipa, perché molto spesso noi siamo abituati a dire dei no, cioè ci arriva una proposta, appunto nell'ottica di quello che dicevo prima, ci arriva una proposta, siamo abituati che ci arriva e noi quello che possiamo fare è dire no, se non siamo convinti o se lede qualche nostro interesse. In realtà anche qui c'è un problema di educazione alla partecipazione che è quello di accettare di entrare nel merito del processo decisionale, di contribuire alla decisione attraverso le proprie idee, i propri interessi. E per questo però, ripeto, serve la credibilità e la fiducia. Quindi la partecipazione deve essere posta sin dall'inizio come una partecipazione aperta ai contributi e deve presentarsi come credibile. Altrimenti l'educazione alla partecipazione anche dei cittadini, delle categorie, eccetera, non può aver luogo. Una condizione ovviamente perché la partecipazione sia credibile e che ci sia una trasparenza e ripercorribilità di tutto il percorso, sia partecipativo sia, come abbiamo visto prima, del piano e della VAS. Devono essere trasparenti e ripercorribili. Vuol dire che io tutti i passi, tutti i passaggi logici sono documentati, vedremo tra poco degli strumenti, sono documentati e si può ripercorrere tutto il percorso andando a capire in che punti magari si sarebbe detto o fatto qualcosa di diverso perché si è arrivati a questa soluzione, proponendo magari di andare a rivedere alcune cose e così via. Se non c'è questa trasparenza e ripercorribilità e si viene solo consultati in un momento specifico su una cosa specifica, ma non si capisce all'interno di che cosa è inserita, evidentemente di nuovo questa partecipazione è manca. In quest'ottica molti decisori dicono: ma non è che il nostro ruolo viene meno? Cioè non siamo noi eletti dai cittadini che dobbiamo decidere, prendere la decisione e in questo modo la deleghiamo alla partecipazione? Guardate, è un grosso problema ovviamente. Mettiamola così. In genere il ruolo decisionale resta al decisore. Cioè è lui che fa la sintesi finale della partecipazione e che poi si assume la responsabilità della decisione, la quale diventa trasparente, cioè tutti sanno le proposte che c'erano, i conflitti che c'erano, il tipo di valutazioni che erano condivise, eccetera, e quindi la sua decisione diventa trasparente a tutti. Dopodiché se ne prende la responsabilità, la decisione resta sua. È lui che fa la sintesi ed è lui che appunto alla fine decide come mediare tra i conflitti e che decisione prendere. In alcuni casi, no scusate, questo fa sì che il ruolo è un po' assimilabile a quello di un facilitatore della partecipazione, no? Facilitatore della decisione, cioè il decisore attraverso questo processo fa il facilitatore e aiuta i suoi cittadini, eccetera, le categorie, eccetera, ad esprimersi, poi lui analizza, diciamo, gli esiti della partecipazione, in qualche modo prende la decisione, il suo ruolo è stato di facilitare sia per chi partecipa, ma anche per se stesso, perché ha messo in piedi un processo di conoscenza, diciamo, di quello degli interessi che ci sono sul terreno.
Quindi il ruolo sarebbe questo. Ci sono alcune decisioni che invece possono essere assolutamente delegate ai cittadini. Ormai in molti comuni, in molte realtà si chiama partecipazione deliberativa. Per esempio, voi avete stanziato una certa cifra per degli interventi di rigenerazione di un quartiere. Ci sono alcuni progetti su alcune piazze, su quello che volete, in quel quartiere lì. Avete ovviamente le risorse limitate, si deve scegliere tra questi progetti. Beh, molto spesso il decisore può delegare la scelta a delle forme di partecipazione. In quel caso ovviamente ci devono essere modalità ben definite, la partecipazione diventa deliberativa. E ormai in molti comuni ci sono delle forme di questa partecipazione. Ma è il decisore che spontaneamente, diciamo, delega alcune delle decisioni alla partecipazione. Ci sono dei rischi nella partecipazione? Guardate, c'è un fortissimo rischio, che è un rischio di autoreferenzialità. Cioè, se voi fate una partecipazione a livello locale, è evidente che gli interessi che emergono sono quelli locali e spesso non guardano un attimo più in grande. Ci sono alcuni problemi che sono problemi che sicuramente vanno oltre la dimensione locale. Pensate a impianti, diciamo, per i rifiuti, pensate alla localizzazione di appunto impianti di produzione di energia e così via. Pensate a tutto quello che abbiamo detto sul transfrontaliero e pensate anche al fatto che sono i piani di indirizzo, i piani sovraordinati che danno le indicazioni, gli indirizzi, no? E così via. E se voi fate una partecipazione autoreferenziale, solo locale, potete entrare in conflitto, in contraddizione con la realtà più ampia. Allora è molto utile, quando si organizzano queste partecipazioni, beh, sia, come abbiamo detto prima, coinvolgere autorità transfrontaliere o anche associazioni, eccetera, no? Che sono confini, chiamiamole confinanti, così è più chiaro, ma anche avere la presenza degli enti di area vasta, cioè la provincia, la regione e così via, che sono portatori, diciamo, di interesse, per esempio un'associazione di categoria, eccetera, che non è solo locale, ma porta anche una visione che è una visione più ampia. Quindi ci deve essere un misto, se volete, tra locale e una visione più ampia. Un altro rischio molto importante è la scarsa rappresentatività. La scarsa rappresentatività porta alla polarizzazione. Per esempio, voi volete chiudere una parte del centro storico al traffico, se a quel punto i commercianti insorgono e voi avete una partecipazione fatta soltanto prevalentemente coi commercianti, è evidente che polarizzate la decisione sugli interessi dei commercianti, ma ve lo posso capovolgere: se voi non consultate i commercianti e fate una partecipazione cittadina in cui vengono soltanto quelli che vogliono chiudere il centro, evidentemente avete di nuovo una partecipazione polarizzata. È molto importante
in una cosa istituzionale, diciamo come la VAS, quindi non è una cosa di tipo volontaristico, nel momento in cui si organizza una partecipazione, garantire che la partecipazione sia rappresentativa. Allora, per questo, dicevo, è importante la ricerca attiva di chi far partecipare. Cioè, occorre avere in mente chi è interessato a quelle decisioni per un motivo o per l'altro e andare a cercare attivamente di farli partecipare, proprio per garantire la rappresentatività. C'è un rischio di eccessivo tecnicismo. L'abbiamo detto prima quando abbiamo detto il linguaggio comune. Quindi bisogna da un lato resistere alla tentazione di essere troppo tecnicisti e contemporaneamente però non lasciare le cose all'improvvisazione. Quindi bisogna preparare gli eventi in modo tale che l'informazione e la comunicazione arrivino in modo corretto e comprensibile e però in modo organizzato e non lasciato al vestito, diciamo. E poi c'è una cosa che vi stupirà. C'è un rischio di eccesso di partecipazione. E guardate, ve lo racconto così, è molto semplice. Io a un certo punto, quando si era un po' agli inizi delle prime VAS, e in Lombardia ero incaricato di fare molti rapporti ambientali, io stavo gestendo contemporaneamente il piano territoriale regionale, il piano provinciale di Milano e il POR competitività dei fondi strutturali. E tutti questi piani avevano ovviamente la loro partecipazione, cioè dovevano fare la VAS con la partecipazione. Allora la partecipazione con i soggetti con competenze ambientali nello scoping. Prendiamo questa. La prima volta tutti attenti, seguivano, gli abbiamo raccontato tutti i problemi del contesto, le criticità, l'analisi SWOT del contesto, il perché avevamo certi obiettivi generali e poi eccetera eccetera, e tutti erano attenti e poi si arrivava finalmente, diciamo, alla sostanza del piano che stavamo considerando. La seconda volta, e capite che il territorio è esattamente lo stesso, siamo in Lombardia, non è che, quindi la seconda volta quando siamo arrivati al POR competitività mi sono ritrovato davanti esattamente gli stessi soggetti, perché i soggetti con competenza ambientale sono gli stessi. Il territorio era lo stesso, l'80% delle cose che dovevo dire erano esattamente le stesse. E mi sono un po' vergognato. La terza volta mi sono ritrovato davanti la provincia di Milano. E il territorio era la parte preponderante, se volete, della Lombardia. I problemi erano già stati raccontati ampiamente, i soggetti erano di nuovo gli stessi, e io ho detto a tutti, sentite, andiamo a prenderci un caffè e facciamo qualcos'altro. Perché alla fine c'è una ridondanza, per cui quando ogni piano fa la sua partecipazione, in realtà una grossa parte delle cose su cui si partecipa sono cose che provengono o da piani sovraordinati, o che sono comuni ad altri territori e così via. E allora capite, anche per i cittadini, le associazioni, le categorie, diventa molto faticoso partecipare. E allora c'è bisogno di razionalizzare anche la partecipazione. Di razionalizzarla nel senso di prevedere un percorso di partecipazione che va dalla strategia e poi attraverso i piani regionali di coordinamento e poi via via fino ai piani urbanistici o ai piani di settore, faccia in modo che alcune parti comuni, almeno per certe tipologie di soggetti, vengano condivise
una volta per tutte, e poi si possa, quando si va a partecipare sul singolo strumento, finalizzare davvero e dedicare davvero l'attenzione alle peculiarità di quello strumento lì. Altrimenti è talmente faticoso e ridondante che è difficile. Io vedo, almeno nelle mie regioni, le ARPA, per quanto siano state rafforzate, abbiano assunto persone, eccetera, ma non ce la fanno assolutamente a seguire tutte le VAS che ci sono, in modo serio. Allora, questo era, diciamo, il quadro generale. Vediamo un po' rapidamente, allora, come si procede. Allora, intanto le tecniche di facilitazione di cui abbiamo parlato, questi eventi, diciamo. Io ho messo qua un elenco di tecniche, ce ne sono tantissime, ne ho scelte alcune. Poi se volete, se a qualcuno è interessato, vi mando anche io delle slide, diciamo, che in cui c'è raccontata brevemente ognuna di queste tecniche. Qui ne ho selezionate due o tre, adesso vi faccio vedere, ma intanto vi dico come le ho classificate. Alcune servono a facilitare la spontaneità, il fatto che le persone effettivamente si sentano libere di parlare senza vincoli, in qualche modo, e servono nelle fasi iniziali, ovviamente, no? Quando ci si pone il problema di fare una specie, una delle tecniche si chiama anche così, di brainstorming, cioè di parlare un po' a ruota libera per capire verso dove vogliamo andare, che cosa vogliamo fare, eccetera. E allora ci sono, diciamo, queste tecniche che si basano sul fare incontrare le persone, ma lasciando molto alla spontaneità il tutto, e poi però avendo delle tecniche per raccogliere le cose che emergono e poi riproporle, fare una selezione, magari riproporle alle stesse persone, eccetera, eccetera. Secondo gruppo di tecniche serve per la costruzione di scenari, in particolare quindi per la costruzione di visioni, di alternative, e così via. Il terzo gruppo serve invece per progettare, quindi per fare una progettazione partecipata di azioni. La divisione non è così netta, perché tutte le tecniche tendono poi a invadere anche gli altri campi, però sostanzialmente, diciamo, si può fare questa divisione. Io ve ne faccio vedere, allora, una tecnica, diciamo, quella sulla costruzione degli scenari, la vedremo poi con un esempio. E invece vi faccio vedere due o tre tecniche di quelle per la progettazione partecipata, perché sono quelle di cui abbiamo anche accennato. Una è la camminata di quartiere, quella che vi ho detto prima, cioè si va o a piedi o con le biciclette e si va a segnalare i problemi, non solo i problemi del traffico, del rischio della mobilità, ma magari un edificio da ristrutturare, un'area che si potrebbe riqualificare come parco giochi, eccetera, eccetera. Quindi voi potete sostanzialmente fare questo sopralluogo, diciamo, con gruppi di cittadini e lungo la città. Ovviamente li dovete scegliere in modo rappresentativo, come dicevo, di sesso, di età, di difficoltà a camminare, eccetera, eccetera, di cultura e così via. Quindi dovete scegliere in modo rappresentativo, poi organizzare queste camminate o biciclette, diciamo, lungo il territorio. Assumere quindi tutte le informazioni che loro vi danno durante queste camminate e poi fare una sessione con loro in cui gliele riportate e gli dite che cosa ne farete, cioè quali
erano congruenti, quali no, quali si accettano e entrano a far parte del piano e così via. Una seconda tecnica è questa delle mappe affettive. Anche questa la vedremo con un esempio, la vedremo molto rapidamente, quindi tanto vale. Vuol dire che, siccome molto spesso è difficile parlare se non si vedono le cose, magari invece della camminata, però avete delle mappe del vostro comune e chiedete alle persone di indicare, per esempio, quelli che sono i luoghi da tutelare e quindi che il piano dovrà semplicemente preservare così com'è, quelli invece magari da riqualificare, da migliorare, eccetera, e quelli invece di degrado, eccetera. Cioè, potete fare in modo che le persone li segnino, diciamo, sulla mappa, che deve essere molto chiara, ovviamente, i luoghi, eccetera, che vi segnano sulla mappa il loro desiderio, diciamo, per migliorare la zona. Si chiamano mappe affettive perché a volte ci sono anche cose del tipo, io ho visto questo in alcuni comuni, le persone indicano dei luoghi che sono di estrema importanza per loro, per l'identità proprio del luogo, eccetera, e che però loro non vogliono che vengano pubblicizzate, che vengano rese note nelle guide turistiche, eccetera, perché altrimenti viene stravolta l'identità di quei luoghi. Quei luoghi hanno un valore affettivo, insomma, come cosa. E allora anche quelli in genere vengono segnati su queste mappe. Quindi c'è l'assoluta libertà di segnare il tipo di luogo, diciamo, il tipo di uso che si vuol fare e il tipo di situazione che deve essere presa in carico dal piano. La terza è una delle più usate. Scusa un attimo, vorrei fare una domanda, visto che stiamo entrando negli aspetti applicativi. I partecipanti sono per la quasi totalità colleghi dei comuni e quindi come ruolo rivestono quello dell'autorità procedente. Alcuni colleghi fanno parte anche delle province e quindi sono anche autorità competenti, ma diciamo, la maggior parte dei partecipanti sono interessati, presumo se qualcuno poi mi dà conferma nella chat, sono interessati soprattutto alle verifiche di assoggettabilità VAS. Dai dati che abbiamo noi, che raccogliamo in base alla norma del decreto legislativo 152-2006, dalla raccolta di questi dati noi vediamo che oltre il 95% dei procedimenti di VAS in Regione Marche consistono in uno screening di VAS, quasi esclusivamente su piani territoriali, cioè varianti e in piccola parte anche PRG o varianti generali di PRG. Quindi trattiamo di aspetti abbastanza inquadrati precisamente come tipo di procedimento di VAS. La domanda è, nel caso in cui appunto accade spessissimo, ci troviamo in una verifica di assoggettabilità VAS, dove sia per le nostre linee guida che anche per la 152 non è esplicitamente prevista la partecipazione. Ci sono casi, così magari li illustriamo ancora meglio, ci sono casi in cui queste tecniche di partecipazione e facilitazione sono state applicate anche in un procedimento di verifica di assoggettabilità VAS? Se sì, il risultato qual è stato? Allora, guardate, come dicevo ieri, adesso non conosco bene la vostra situazione, ma mi sembra che voi diate alle verifiche di assoggettabilità alla VAS
un significato più ampio di quello che ha la verifica di assoggettabilità nel decreto. Che la verifica di assoggettabilità dovrebbe essere limitata a pochi casi e soprattutto dovrebbe decidere semplicemente se quella variante o quel piano è assoggettabile a VAS, cioè va assoggettato a VAS oppure no. Nel momento in cui la vostra verifica di assoggettabilità diventa qualcosa di più, perché si entra nel merito della variante e la si valuta per decidere, però si entra nel merito e la si valuta, è come se voi aveste un procedimento di VAS semplificato. Allora, in questo caso, siccome le varianti in genere hanno un effetto importante rispetto al piano, a volte stravolgono alcune cose, a volte integrano con degli interventi nuovi, ma che hanno bisogno comunque di essere valutati. Allora, nello screening c'è comunque la partecipazione dei soggetti con competenze ambientali, come nello scoping, ma moltissime realtà ormai hanno introdotto la partecipazione anticipata, cioè la partecipazione proprio per poter svolgere questa funzione che sto raccontando, avviene a livello di scoping e avviene anche prima per dare la visione. Quindi le forme di partecipazione andrebbero utilizzate dal mio punto di vista tutte le volte che si prende una decisione che in qualche modo ha degli effetti e non è così liscia, così tranquilla, per cui non esiste nessun tipo di conflitto. Allora, la mia domanda, la domanda che vi faccio è questa. Nelle vostre verifiche di assoggettabilità, una qualche forma di conflitto, qualche interesse che viene toccato in modo positivo e in modo negativo, qualche contrarietà da parte di qualcuno dei soggetti con competenze ambientali o di qualcuna delle categorie, delle associazioni che stanno sul territorio, c'è o non c'è? Perché se c'è, allora, a mio parere, delle due l'una, cioè o si va a VAS, oppure se mantenete l'accezione di dire tentiamo di cavarcela in modo più semplice, diciamo, con la verifica di assoggettabilità, però intesa come di fatto quella che porta alla decisione, allora in quel caso, secondo me, la partecipazione ha molto senso e dovrebbe essere fatta. Guardate, la partecipazione non è la partecipazione della VAS. La partecipazione è la partecipazione che la VAS propone al piano. Quindi la partecipazione è la partecipazione del piano. Nel momento in cui il piano ha una variante e questa variante è significativa, dovrebbe adottare la partecipazione, certo. Se invece ci limitiamo a leggere la norma e la norma non obbliga, diciamo, a fare questa partecipazione, ovviamente non la vieta, ma non obbliga, però dal mio punto di vista allora la dovremmo leggere integralmente e dare alla verifica di assoggettabilità il senso che ha nel decreto. Qualcuno vuole intervenire su questo? Sì, sì, è indubbio. Quindi la partecipazione dovrebbe essere di ausilio per rispondere alla domanda in aria, cioè andare a VAS sì oppure andare a VAS no. E
nessuno dei colleghi interviene, conosco le allora, magari mi inserisco ancora una volta io. Spesso, spessissimo, questo c'è l'esito dello screening e non andare a VAS con delle prescrizioni, ma alle volte effettivamente c'è poca materia, cioè non è ma non andare a VAS con delle prescrizioni è esattamente quello che dicevo, stravolgere la verifica di assoggettabilità, perché la VAS comunque non dà delle prescrizioni, non è una procedura autorizzativa e non dà delle prescrizioni. Mettere delle prescrizioni in una valutazione, in una verifica di assoggettabilità, mi suona strano, ecco, no? Perché siccome deve solo decidere se andare a VAS o meno, mettere delle prescrizioni vuol dire che sei entrato nel merito degli impatti di quella variante, e entrare nel merito, allora piuttosto, ripeto, fate davvero una VAS semplificata, cioè in cui si guardano soltanto certi aspetti, in cui c'è uno scoping, poi si guardano solo alcuni aspetti che sono gli aspetti che possono essere decisionali, allora si mettono in luce queste criticità dalle quali avevate ricavate le prescrizioni e si va più rapidamente, no? Ma ripeto, altrimenti bisogna proprio dal punto di vista legislativo rivedere le cose, perché dal mio punto di vista non siete coerenti col decreto. E comunque, se date le prescrizioni, vuol dire che dei problemi ci sono e quindi la partecipazione ha senso. Sì, qui una problematica che si innesta è la scarsa considerazione e comprensione degli effetti cumulativi. Perché alle volte si è dell'opinione, si pensa che una determinata variante in sé non comporti granché effetti, impatti, però ci si dimentica di valutare tutta una serie di varianti che si susseguono l'una dietro l'altra e quindi l'effetto cumulo diventa certo. Notevole. Certo. Infatti una proposta che io faccio, ci sarei arrivato alla fine, ma possiamo anticiparla, è siccome poi la VAS rende obbligatorio, anche se non si fa, il monitoraggio, secondo me si può prevedere che ci sia una sessione di monitoraggio periodica, anche convocata quando serve, non è necessario, magari periodica ogni anno, e poi nel momento in cui c'è una cosa straordinaria la si fa, e ci sia quindi un momento prestabilito in cui convergono tutte le varianti di un certo periodo, e in cui si fa davvero una valutazione nell'ambito degli obiettivi del piano, dei limiti, eccetera, eccetera. Allora quella, ripeto, non è una verifica, è magari un report di monitoraggio, non è una vera e propria VAS, se volete, possiamo metterla così, trovare il modo di fare un report di monitoraggio il quale consideri magari non una variante alla volta, ma un certo numero di varianti, e li consideri nell'ambito, diciamo, degli effetti che complessivamente possono avere e così via, no, rispetto al piano. E questo potrebbe aiutare in questo senso. Cioè si possono cercare delle soluzioni, ma le soluzioni vanno attraverso il fatto di fare dei piani che poi insomma siano un po' resilienti, quindi non abbiano bisogno di varianti continue, resistere alle pressioni, diciamo, per le varianti, almeno fare in modo da raggrupparle insieme un certo numero nel momento in cui si va a valutarle, e prevedere appunto dei momenti di verifica e di verifica dello stato di avanzamento del piano e in qualche modo di riorientamento del piano anche sulla base delle varianti che ci sono state. Quindi
assume molta importanza dal mio punto di vista il prevedere un percorso di attuazione, non soltanto quello di elaborazione, e regolamentare questo percorso di attuazione in modo da evitare questa frammentazione che effettivamente nella maggior parte dei casi che vedo io, non conosco la vostra regione, ma nella maggior parte dei casi che vedo io, rischiano di stravolgere completamente il piano e di avere una serie di effetti che non erano assolutamente previsti all'inizio. Questa è un'indicazione che può rientrare nel parere motivato di base di un PRG o di una variante generale? Certo. Certo. Meglio ancora sarebbe se proprio rientrasse in linee guida o in una normativa regionale che prende in carico, diciamo, il problema dell'attuazione del monitoraggio. Che oggi praticamente tutti dicono che c'è il monitoraggio, che si deve fare il monitoraggio, eccetera, però cosa succede? Che la VAS e anche il piano finiscono nel momento che vengono approvati. Cioè voi magari avete anche una società di consulenza per la VAS, avete un pianificatore che pianifica il piano, eccetera, eccetera. Nel momento in cui il piano è approvato, tutta questa struttura sparisce. E da quel momento in poi, appunto, subentrano le varianti, cioè è un mondo selvaggio da quel momento in poi. Allora, se invece ci si prende in carico anche la fase di attuazione, e come si dice della fase di elaborazione, si dice anche come deve essere organizzata la fase di attuazione e di monitoraggio, dando dei ruoli precisi, prevedendo anche di finanziarla, prevedendo dei momenti precisi in cui succedono degli eventi, allora forse cominciamo a strutturare il fatto che il processo decisionale, guarda, non importa tanto la VAS, a me non importa tanto di per sé dello strumento VAS, se parlo con della gente, con delle persone che hanno a che fare col piano, che il piano diventa un piano dinamico che vive anche durante la sua attuazione e che governa la sua attuazione. Altrimenti siamo sempre alla concezione statica che appunto ha questo difetto, che facciamo il piano, poi si ferma lì, abbiamo la fotografia e da quel momento in poi partono tutta la serie di varianti, di pressioni sul piano, di interessi diversi e così via, e c'è uno stravolgimento non controllato del piano. Questo è quello che dobbiamo evitare. Se non ci sono domande, possiamo proseguire. Sì, io proseguo, adesso accelero magari un po' se volete, su questa parte della partecipazione, a cui io tenevo molto però, ripeto, perché è una proposta che la VAS fa per i pianificatori, perché poi la partecipazione è la partecipazione da cui, come vedete, emergono le cose da fare dentro al piano. Allora, le mappe affettive le abbiamo viste, c'è questa tecnica del metaplan che è l'ultima che guardiamo, ed è l'idea che si danno a tutti i partecipanti, si creano delle sessioni di partecipanti in cui si dà a tutti un post-it, se volete, con dei pennarelli grandi, e si chiede a tutti di scrivere su un certo argomento una proposta, una critica, quello che vogliono. E poi qualcuno, appunto un facilitatore, legge tutti questi post-it che sono appesi su un cartellone e fa parlare per magari 5 minuti, dando un tempo determinato, a tutti quanti. E questo è un modo per far esprimere tutti, molto spesso, nelle riunioni, perché dopo da lì può partire la discussione.
Ovviamente ci sono strumenti diversi per la partecipazione a diverse scale, quindi quella regionale e quella provinciale hanno caratteristiche un po' diverse e a livello locale sono un po' le cose che abbiamo visto. Adesso visto che l'ho accennato, mostrarvi soltanto un esempio, che è questo in cui si usa una tecnica di produzione degli scenari in qualche modo. Allora, questo era il comune di Pozzolengo, che sta vicino al lago di Garda. Era ancora prima di fare il piano regolatore, era un piano strategico, se volete, per un gruppo di comuni, e doveva essere quello che informava poi il piano regolatore. E allora qui vedete che avevamo 4 scenari possibili di sviluppo. Una possibilità era di conservare l'identità e l'ambiente e quindi fare pochissimi interventi, ammettere solo un turismo molto culturale, molto così, ma non spingere in quel senso. La seconda era invece di ammettere un turismo rurale e quindi di spingere nel senso di fare degli agriturismi, delle cose del genere, che comunque non sconvolgessero l'identità. La terza era un turismo invece legato al lago, perché il comune di Pozzolengo è confinante col comune di Sirmione, che scoppia di turismo, e quindi avrebbe potuto attirare molto del turismo che andava sul lago. E poi la quarta ipotesi era lo sviluppo residenziale, perché c'era anche una grossa pressione da parte soprattutto di alcuni costruttori legati a Verona, che avrebbero costruito molto volentieri residenze per i veronesi che volevano andare a stare più in campagna e poi fare i pendolari. Allora, queste 4 scenari possibili sono stati rappresentati, come vedete. A sinistra sono quelli che hanno poco sviluppo turistico, e in alto sono quelli che hanno più trasformazione del territorio, e quindi vedete ogni scenario è caratterizzato da quanta trasformazione del territorio e quanto sviluppo del turismo. E noi siamo andati a fare la partecipazione, questi sono gli scenari, noi siamo andati a tentare di fare la partecipazione e abbiamo inizialmente convocato una riunione mettendo su dei cartelloni, scrivendo la convocazione della riunione sul giornalino locale, un pochino pubblicizzandola. Ma capite, era una realtà contadina, il luogo della riunione era nel centro del paese. Insomma, morale della favola, quando siamo andati alla riunione eravamo in 4 o 5, e quindi non ne abbiamo fatto nulla. E allora volevo esemplificare la ricerca attiva. A quel punto ci siamo fatti dare dal sindaco l'autorizzazione a creare uno stand nella sagra locale, che ci sarebbe stata da lì a poco, e invece alla sagra avevamo questo stand con i vigili che un pochino dirottavano le persone verso lo stand. Noi avevamo un distintivo che diceva che appunto non vendevamo niente, ma lavoravamo per il comune. Abbiamo appeso delle mappe, le mappe affettive, abbiamo pubblicizzato i scenari, eccetera. Abbiamo fermato tantissime persone con cui abbiamo discusso, e a quel punto abbiamo fatto votare, cioè le persone avevano un bollino rosso e un bollino verde per dire che scenario preferivano e che scenario assolutamente non volevano, e vedete che ha vinto ampiamente lo scenario B, che era quello del turismo rurale. E poi avevano anche la possibilità sulle mappe di indicare una serie di interventi e di scegliere, diciamo, una serie di interventi
sul territorio che gli sembravano i migliori e magari di proporre anche interventi nuovi. Allora abbiamo avuto diversi interventi nuovi proposti, abbiamo capito il gradimento degli interventi che c'erano e questa partecipazione è stata una partecipazione in fase iniziale che ha orientato poi la stesura del piano. In genere in un piano, in una VAS, si fanno diverse sessioni di partecipazione, molto spesso è utile che siano distribuite nelle diverse frazioni. E quindi alcune tematiche sono centralizzate e altre sono distribuite nelle frazioni perché ogni frazione ha una sua tematica. Io adesso vi lascio il materiale, diciamo, gli esempi, potete un po' vederli voi, e passo invece questo era la partecipazione del PTR. Ovviamente la partecipazione online è una partecipazione che intercetta alcuni soggetti ma ne perde molti altri, quindi ha senso farla, ma ha senso farla accanto a integrazione della partecipazione diretta, almeno per adesso, perché la partecipazione dal vivo fa incontrare le persone, facilita molto il fatto di esprimersi, non c'è il digital divide e quindi è molto più rappresentativa in qualche modo. Di solito si incontra molta resistenza rispetto alla partecipazione. Io ho fatto la VAS e poi la VIA del progetto Expo e per esempio si doveva fare un forum che era previsto per legge per la partecipazione e ve la racconto in sintesi, così il comune prima ha resistito moltissimo prima di decidere di farlo, perché tentava di non farlo. Poi, nel momento in cui ha capito che doveva farlo, l'ha convocato nel giro di una settimana, quindi dal 6 al 13 aprile, a ridosso di Pasqua, tra l'altro, quando le scuole erano chiuse, e poi, invece di comunicarlo in modo evidente, l'ha comunicato sul sito, ma nascondendolo, se volete io lo dico così, nascondendolo, perché per andare a trovarlo bisognava entrare nella voce bandi e poi dalla voce bandi si scopriva che era l'abbreviazione di bandi pubblicazioni urbanistiche e poi si andava avanti finché si trovava un PDF scritto come si scrivono le delibere e che alla fine diceva la cittadinanza è invitata, diceva. Quindi una cosa che nessuno ha saputo, e infatti la sala che era stata riservata era una sala piccolissima. Quindi loro hanno rispettato formalmente la legge, perché la legge diceva che lo dovevano convocare e che dovevano pubblicarlo sul sito, la convocazione. Però capite, se non si vuole fare la partecipazione, i modi per non farla ci sono. Ecco, ultima. Chiudo così, diciamo, per quanto riguarda la partecipazione, e invece affronto il problema della base di conoscenza condivisa. Allora, la base di conoscenza condivisa deve contenere tutte le informazioni che servono a tutti i soggetti, diciamo, implicati per avere i dati e le informazioni necessarie, perché le informazioni necessarie sono anche le procedure e così via. In particolare metto l'accento su il nucleo di indicatori comuni, cioè ci deve essere un nucleo minimo di indicatori che tutti i comuni riempiono, diciamo, compilano,
perché solo attraverso il fatto che i diversi comuni abbiano indicatori, almeno alcuni indicatori comuni, si riesce poi a fare delle valutazioni a scala più ampia e si riesce a fare colloquiare il piano e la VAS di un comune con quello di un altro. Questi sono gli elementi costitutivi appunto di una base di conoscenza, quindi sono tutte le informazioni e i dati che dovrebbero essere contenuti. Sì, e qui io in queste slide dicevo semplicemente che il problema dei dati è un problema grosso perché c'è molta gelosia dei dati e spesso non sono facilmente disponibili. Allora, quali sono gli strumenti che vengono proposti, diciamo, per questa fase di orientamento e comunicazione? Noi proponiamo degli strumenti che sono sì della VAS, ma come vedete sono del piano. Uno è la trasparenza della procedura, cioè si può pubblicare sul sito o dove necessario, si può schematizzare e pubblicare la procedura in modo da avere la trasparenza di tutti i passi e della responsabilità dei soggetti nei diversi passi, diciamo, della procedura di elaborazione e approvazione. E si può, a partire da quello, avere un diario del processo. Il diario del processo è molto importante perché è quello che documenta tutte le attività che sono state fatte. Quindi, man mano che si avanza nel procedimento, tutte le decisioni prese, ma tutti gli eventi di partecipazione e così via, sono documentati in modo tale che chiunque entri in qualunque momento abbia la conoscenza, ricordate, trasparenza e ripercorribilità, abbia la conoscenza del punto a cui è il piano e la VAS e delle tappe, diciamo, che ha percorso e delle decisioni che ha preso. L'altro strumento che noi proponiamo di solito per la rappresentatività della partecipazione è quella che si chiama la mappa degli attori. E la mappa degli attori è un GIS, o se volete una base dati che ha anche una rappresentazione territoriale, e in questa base dati in qualche modo si rappresentano tutti i soggetti che sono rappresentativi di qualcosa, per cui dove stanno le varie associazioni, i rappresentanti di categoria e così via, e che ambito di influenza hanno, diciamo, che ambito rappresentano sul territorio e che caratteristiche hanno, in modo tale che si abbia da un lato la possibilità di capire se manca qualcuno, guardando questa cosa, se manca qualcuno che è necessario coinvolgere, e dall'altra parte invece di avere la possibilità di coinvolgere rapidamente, perché si conoscono, tutte le volte che è necessario, quelli che vanno coinvolti. In più, anche qui si può ovviamente collegare a ciascun soggetto, tipologia di soggetto, gli interventi che hanno fatto nelle sedute di partecipazione, e questo li responsabilizza anche molto. Ecco, io magari chiuderei questa prima parte, diciamo, sulla partecipazione, sugli elementi trasversali, e magari farei una pausa adesso se siete d'accordo. Mi è arrivata una, diciamo, domanda per email, forse proprio perché è un po' lunga, allora non ha scritto in chat, ma ha scritto in email. La leggiamo adesso o dopo la pausa? Leggiamo Come volete. adesso. Allora, Andiamo adesso. Francesca Galletti della provincia di Ancona.
Scrive: buongiorno, saluto e ringrazio chi ha organizzato e intervenuto come relatore. Mi piacerebbe conoscere da chi è composta la platea di noi corsisti. Mi chiedo se ci siano anche amministratori politici. Il problema culturale persiste. Come tecnico condivido quanto ci sta comunicando il professor Laniado, ma vedo per la mia esperienza lavorativa una forte difficoltà da parte della politica a cogliere nella VAS un'opportunità imperdibile. Vorrei sollevare alcune questioni. Allora, punto 1. La coincidenza della procedura di VAS alla procedura per l'approvazione della variante urbanistica, adozione del rapporto ambiente della variante urbanistica. La partecipazione in tema di VAS si confonde con le osservazioni di natura urbanistica. Dopo 180 giorni dall'adozione del piano, i comuni devono necessariamente adottare definitivamente, pena la rielaborazione del piano. Sembra una corsa contro il tempo, tesa a ottimizzare le procedure, ma poco attenta alla valorizzazione della valutazione ambientale. Punto 2. Alcuni SCA ancora oggi confondono il parere di competenza con il contributo richiesto per la VAS. Punto 3. Rispetto alla partecipazione, i portatori di interesse sono individuati specificamente per associazioni di categorie, cioè artigiani, industriali, costruttori, e coinvolti in appositi momenti di confronto. I cittadini possono solo fare osservazioni. Negli ultimi anni le varianti urbanistiche nascono a seguito di bandi pubblici in cui le amministrazioni comunali raccolgono le istanze dei cittadini stessi. Questa non è partecipazione. Chi non ha un terreno edificabile, che istanza può fare? Grazie Francesca Galletti. Sì, ma se devo rispondere io, non so se Fulvio o io, ma magari inizio io. Ma condivido pienamente, cioè è quello che abbiamo tentato di dire, e condivido anche purtroppo la questione sulla politica, ma non solo la politica, anche gli uffici amministrativi, se volete, che non coglie la VAS come un'opportunità di migliorare il piano. Io credo che la VAS da sola non abbia senso e sia effettivamente una procedura assolutamente inutile se viene considerata come un adempimento burocratico. Allora qui c'è una scommessa. Almeno nei casi in cui questo si riesce a fare, farla seriamente, il senso di quello che abbiamo detto ieri e oggi, è che farla seriamente vuol dire dare un forte contributo al piano, in modo che il piano sia coerente con obiettivi e politiche generali, diciamo, che sia attraverso la partecipazione molto migliorato anche nei contenuti, nelle decisioni, molto condiviso, quindi responsabilizzando i cittadini anche per la sua attuazione, e che aiuti molto di più a governare il territorio. Allora, la VAS è uno strumento che, se si vuole, si può cogliere per ottenere questi risultati. È evidente che se invece fa più comodo andare avanti, diciamo, nel modo solito, perché c'è una grossa inerzia di solito, oppure dal punto di vista politico si preferisce prendere le decisioni tout court e poi magari affrontare il conflitto a posteriori, ma comunque dire la decisione la prendo io e non ho bisogno di nessun tipo di consultazione, eccetera, evidentemente la VAS non può fare nulla, nel senso che a quel punto è svuotata di significato. È un'opportunità da cogliere. Ci vuole buona volontà e voglia di tirarsi sulle maniche e cominciare a fare il piano in modo diverso, perché si è convinti che sia meglio. Altrimenti, ripeto, la VAS può diventare solo un adempimento burocratico e, come vi ho mostrato nell'esempio di Expo, si può tranquillamente bypassare, eludendo, diciamo, una serie di cose.
Ovviamente è una battaglia culturale, come si diceva, e chi se la sente dovrebbe farla. Condivido ovviamente, totalmente. Prima della pausa, solo una considerazione. È chiarissimo che tutti comprendano che la pasta in realtà non è un'autorizzazione. E non è un processo di tipo command and control. Quello che dovremmo riuscire a capire è qual è il ruolo del tecnico comunale. Noi un tentativo l'abbiamo fatto col documento di indirizzo, dove abbiamo cercato di inserire vari supporti e indicazioni affinché realmente si possa cercare di incidere laddove è possibile. Peraltro abbiamo spostato nello scoping molti elementi che di solito vengono considerati in sede di rapporto ambientale, proprio perché siamo perfettamente coscienti che, essendo appunto un processo in pratica la massa è riuscire a fare il piano indirizzandolo verso gli obiettivi di sostenibilità, quindi è un supporto alla pianificazione, e quindi prima si interviene meglio è. Se i colleghi vogliono ulteriori indicazioni, ovviamente sono disponibili. L'accento soprattutto, secondo noi, dovrebbe essere posto sulle alternative, perché lì è l'unico, credo che sia l'unico elemento di tipo tecnico dove è possibile qualificare la VAS, rispetto a quello che si è detto prima, cioè il ruolo del tecnico è quello dell'amministrazione. Probabilmente lì con le capacità tecniche o gli strumenti che spero che riusciremo a mettere a disposizione tra qualche tempo, questo sarà essere via via sempre più possibile. Per cui si chiarirà il ruolo del tecnico, il quale potrà, nell'ambito delle scelte alternative, rappresentare qual è la migliore dal punto di vista della sostenibilità, restando che poi la decisione finale ovviamente rimane sempre alla. Ma almeno questo è un passaggio che può rendere evidente, chiarire i rispettivi ruoli e rendere trasparente tutto il processo. Fulvio, posso farti una domanda? Allora, certo. Avete anticipato lo scoping, ma avete previsto una partecipazione del pubblico, diciamo, anche nello scoping? Perché formalmente la partecipazione è obbligatoria solo quella dei soggetti con competenze ambientali, ma se voi anticipate addirittura dei contenuti del piano, non è che andrebbe anticipata, allora è prevista anche una partecipazione, perché è anche attraverso la partecipazione che emergono le alternative. La seconda domanda. Tu mi hai detto che quelli che ci ascoltano sono in realtà autorità procedenti. Mi sembra di capire allora che l'autorità competente da voi è la provincia, probabilmente, o la regione. Sì, per le VAS a livello urbanistico, sì, è l'autorità competente. Ma allora, la provincia. Esatto, ma allora la mia critica, perché è uno dei motivi per cui la VAS può non funzionare, è che non c'è una dialettica e un'integrazione continua tra, perché io immagino che la provincia abbia un numero elevato di comuni e quindi interagisca sì con i comuni, ma non può farlo in modo continuativo e dialogare, ma farlo soltanto in certi momenti. Correggetemi se sbaglio. Per questo ieri avevo riportato questa discussione che c'è stata tra le regioni su chi deve essere l'autorità competente. Molte regioni l'hanno portata a livello di comuni proprio perché si è visto che dalla provincia o dalla regione si è troppo lontani e quindi la VAS viene vanificata perché non c'è più il rapporto dialettico tra chi elabora, non interviene in fase di elaborazione, ma interviene soltanto in certi momenti. Ovviamente non funziona neanche a livello di comuni, perché i piccoli comuni non hanno la forza
per avere all'interno un'autorità competente, autorevole, diciamo, e competente dal punto di vista tecnico. Per questo io vi inviterei a valutare l'idea di avere invece delle autorità competenti per ambiti, per un numero ragionevole di comuni, magari scelti in modo condiviso con i comuni, in modo che ci sia un'autorità competente, diciamo, per un'area omogenea in cui ci sono un certo numero di comuni, espressa dai comuni stessi. Allora questa invece avrebbe una possibilità più ampia di interazione, diciamo, nel merito. È una delle cose più critiche, perché di fatto fare l'autorità competente della VAS da lontano fa sì che la VAS, questo suo ruolo di contribuire al piano nella fase di elaborazione, lo svolga poco. Sì, noi dovremmo, stiamo ragionando su una, proprio su una nuova legge per la VAS, perché quella che è attualmente in vigore in realtà dice ben poco, e quindi questi sono elementi che potrebbero entrare in una futura legge per la VAS. E tra l'altro in alcuni casi molto particolari è previsto che anche il comune sia autorità competente per la VAS, ma sono casi estremamente limitati e che io sappia non, questa possibilità non fino ad ora, tranne forse uno o due casi, non è stata ancora attuata. Però sia la partecipazione allo scoping, sia il passaggio intermedio durante l'applicazione, il periodo di vigenza del piano, e questo, la possibilità di un'autorità competente intercomunale, lo potremmo valutare nell'ambito di questa nuova norma. Va bene, io farei la pausa se siete d'accordo. Sì, facciamo allora una pausa di 5 minuti. Va bene. A tra poco.
dovrebbe arrivare la mia scheda in a casa vostra. Fammi sapere se...
Direi che possiamo riniziare se ci siete. Fulvio, non so se Fulvio è tornato, comunque possiamo. Altre domande al momento non ci sono, quindi possiamo riniziare. Va bene. Un attimo perché devo trovare la presentazione. Allora, come vi dicevo, adesso noi abbiamo visto le prime due barre, diciamo, trasversali e partiamo con il percorso. La prima voce che avevo era la verifica della soggettabilità, ma mi sembra che l'abbiamo già trattata. Abbiamo capito che ci sono interpretazioni diverse. Allora, prima volevo dirvi una cosa. Le slide sono piene di esempi, non presenterò ovviamente, ma che servono perché così ve li lascio come documentazione e un pochino esemplificano le cose che tento di dire dal punto di vista metodologico. Allora, quando si parte con la VAS, il primo punto è lo scoping. Lo scoping è la determinazione dell'ambito di influenza del piano. Allora, quali sono gli aspetti che vanno considerati? Intanto, occorre capire la posizione del piano nel quadro pianificatorio, il ruolo del piano. Quindi l'individuazione delle politiche sovraordinate, ovviamente, di riferimento, e l'analisi invece dell'influenza che il piano che si sta facendo ha su altri piani, spesso un piano di coordinamento, ci sono i piani di settore e così via. E il quadro strutturato in qualche modo quindi degli obiettivi ambientali e non solo ambientali di cui deve tener conto, diciamo, nel fare il piano. Il secondo aspetto da considerare è l'analisi preliminare del contesto, cioè nello scoping. Bisogna che siano definiti e dichiarati un po' gli aspetti ambientali principali e quindi le sfide che ci sono in qualche modo, le sfide potenziali, le sensibilità, le criticità nell'ambito, diciamo, di quel piano. Bisogna mettere in evidenza anche aspetti territoriali chiave, cioè quali sono i territori da tener conto perché hanno problematiche diverse e questioni aperte, diciamo, diverse, e bisogna allargare un pochino il campo. Questa è una cosa che metto qui, che volevo però segnalare, agli aspetti, diciamo, socio-economici. Avete visto ieri che la strategia, quindi anche la strategia regionale, diciamo, delle Marche, dovrà necessariamente prendere in considerazione la sostenibilità a 360 gradi, cioè includendo non soltanto la sostenibilità ambientale, ma la sostenibilità sociale soprattutto ed economica. Allora, questo è un limite della VAS, perché la VAS
si occupa solo degli aspetti ambientali. È in discussione il fatto ovviamente di non di creare un altro strumento per gli aspetti sociali, ma eventualmente di modificare la VAS e farne uno strumento che si occupa anche, diciamo, degli aspetti sociali, perché molto spesso dividere gli aspetti sociali da quelli ambientali è estremamente problematico. E ovviamente la sostenibilità economica è un fattore assolutamente necessario. Quindi, comunque, lo scoping, come vedete, deve in qualche modo segnalare quelle che sono le questioni aperte e rispetto alle quali il piano ha intenzione di impegnarsi. Lo scoping, teoricamente, adesso Fulvio mi dice che voi anticipate dei contenuti, ma teoricamente dovrebbe essere questo, cioè il momento in cui si capisce di che cosa si occuperà il piano. Poi, molto spesso... Scusa Elio, questo... sì, in effetti quello schema che hai appena mostrato corrisponde grosso modo ai titoli, ai contenuti che abbiamo messo nel documento di indirizzo. Come anticipare intendevo non tanto che di solito questi argomenti li ritroviamo nei rapporti ambientali, mentre invece è il caso che rientrino già nel documento di scoping. Certo, altrimenti è completamente vuoto. Certo. Sì, no, perché intendevo proprio questo, non che trasformiamo il rapporto ambientale in documento di scoping, ma che appunto stiamo cercando di rendere il documento di scoping un documento che serva appunto a tutte quelle, esatto, sì, su questa slide, sì. C'è una corrispondenza, sì. Benissimo. Allora, qui ho un esempio del tipo di analisi che si usa in questa fase, diciamo, dello scoping. Tipo, uno dei tipi di analisi che si studiano, poi vedremo se avremo tempo, l'analisi di vulnerabilità e di sensibilità, ma una delle cose che si studiano è proprio, che si usano, è l'analisi SWOT. L'analisi SWOT vuol dire l'analisi dei punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce da cogliere, e quindi una cosa che si fa, per esempio, è suddividere per tipologie di territorio, diciamo, la propria area, e su queste tipologie di territorio andare a indicare i punti appunto di forza che ci sono, che vanno dal fatto di avere certi tipi di competenze, di tradizioni o certi tipi anche di territorio, di fertilità, di paesaggio e così via, i punti di debolezza invece, per esempio la presenza di scarsa qualità, inquinamenti, oppure il fatto che ci sono pochi giovani, oppure così via, i punti invece, le opportunità da cogliere, quindi per esempio, che so, finanziamenti dall'Europa, possibilità di fare progetti e cose di questo tipo, e invece le minacce che arrivano dall'esterno. Quindi un'analisi sostanzialmente che mette in luce le caratteristiche, quindi le minacce che arrivano, che può essere, cioè, dall'esterno, può essere dal cambiamento climatico, agli immobiliaristi che vogliono costruire, a eccetera eccetera. Allora, facendo un'analisi, diciamo, di questo tipo, si è in grado di discutere sia con i soggetti con competenze ambientali, sia poi con le categorie, con i cittadini, si è in grado di discutere le caratteristiche di quella tipologia di territorio, di quel tipo di territorio in quel momento, e quindi di capire di che tipo di interventi in qualche modo necessita. Questa è un'analisi preliminare. Qui avevo messo quella che avevamo fatto per Malpensa e che era organizzata invece per settori ambientali, quindi
ogni, siccome l'area era ben definita, poi i punti di forza, di debolezza, eccetera, erano definiti per ogni settore ambientale, quindi l'aria, i fattori climatici e così via, l'uso del suolo e così via. Quindi ve l'ho lasciato qui. Quindi tipicamente sono delle analisi, se volete, quelle dello scoping, sono delle analisi preliminari, ma che cominciano a entrare nel merito di che cosa, su che cosa deve intervenire il piano, e quindi si condivide, diciamo, un pochino la situazione di partenza da cui devono venire fuori le criticità, e rispetto a queste criticità, quindi, che cosa poi andremo a fare. La terza, il terzo contenuto dello scoping dovrebbe essere l'identificazione, se volete, dell'ambito spazio-temporale, della delimitazione spaziale e temporale del piano e dei suoi potenziali effetti. Quindi le tipologie di intervento che prevede quel piano, perché ovviamente i piani diversi hanno tipologie di intervento diverse previste, e per quelle tipologie di intervento, alla luce, diciamo, di quello che abbiamo visto prima, i punti di forza, di debolezza, le criticità, capire quali sono appunto le tipologie di intervento previste, prevedibili per quel piano lì, e ognuna di queste capire quali sono le potenziali conseguenze dal punto di vista ambientale, positive o negative. Ovviamente, se allarghiamo al sociale, anche sociali e così via. E questo poi è l'ultimo, diciamo, io qui avevo alcuni esempi da Terna, da altre cose, ma abbiamo detto saltiamo un po' gli esempi. E l'ultimo aspetto invece è proprio l'organizzazione della partecipazione. Quale sarà il percorso, sia il percorso del piano e della VAS, ma anche il percorso di partecipazione che si attiverà. Quindi i soggetti che saranno coinvolti, le modalità con cui saranno coinvolti e così via. Questo dovrebbe essere il contenuto dello strumento dello scoping, perché è quello, qual è la caratteristica dello scoping? È che viene messo in discussione questo documento e si chiede ai soggetti con competenze ambientali in particolare, di esprimere dei suggerimenti. Quindi, per esempio, se condividono l'analisi SWOT o introducono anche loro delle altre criticità, se condividono le fonti dei dati per la delimitazione spazio-temporale, oppure se indicano delle fonti dei dati in più. Se notano che c'è qualche tipologia di soggetto che non è rappresentato e così via. Quindi è una base di discussione che sta prima dell'elaborazione del piano, ma che contiene già una serie di elementi che orientano il piano, dicono che tipologie di interventi, che tipo di conseguenze andranno analizzate, che criticità ci sono sul territorio. E su questo si chiede il contributo, appunto, dei soggetti con competenza ambientale. Questo è un problema culturale importante, perché i soggetti con competenza ambientale sono le ARPA, per esempio, sono eccetera, eccetera, ma in particolare le ARPA e molto spesso anche i tecnici, diciamo, della regione, della provincia, eccetera, sono abituati invece a un approccio diverso, che è quello di andare a controllare il fatto che si rispettino le norme oppure no. Quindi hanno una logica di controllo, quindi anche nella valutazione ambientale tendono a vedere il rapporto ambientale e a dire va bene o no. Difficilmente invece, lo stanno cominciando a fare adesso, ci sono voluti anni, difficilmente invece
entrano nell'ottica che loro sono, devono contribuire a costruire il piano, quindi con i loro suggerimenti, con le loro critiche, ma i loro suggerimenti devono contribuire alla costruzione del piano. Allora, questo è un po' lo scoping, e poi si passa a tutta la fase dell'elaborazione del piano e della VAS. Allora, vediamo un po' quali sono i passi di questa elaborazione. Vedete, si parte da un'analisi del contesto ambientale, poi si costruiscono gli scenari di riferimento, perché dall'analisi si deve andare a proiettare nel tempo lo scenario di riferimento, si devono determinare gli obiettivi, legare agli obiettivi degli indicatori, costruire delle azioni in termini di alternative, poi degli indirizzi e dei criteri per l'attuazione delle azioni che sono state individuate, una stima degli effetti ambientali di queste azioni. Ci può essere un capitolo sulle eventuali compensazioni ambientali che limitino appunto i danni o comunque li compensino, e poi una fase di valutazione e confronto tra le alternative per arrivare a una scelta finale. Questa è un po' l'elaborazione, diciamo la fase di elaborazione, prima di arrivare poi ovviamente all'attuazione del monitoraggio. Allora, brevemente mi soffermo magari sulle cose che Fulvio ha spesso citato, per esempio le alternative, e vado un po' più veloce sulle altre. C'è l'analisi del contesto ambientale, e l'analisi del contesto ambientale si fa spesso con cartografie, e molto spesso con cartografie però che danno una serie storica, che fanno vedere come si modificano le cose, diciamo, nel tempo. E che possono riguardare settori diversi. Questa, per esempio, è una cartografia sulla biodiversità che mostra la frammentazione. È calcolata con alcuni indicatori. Questa è una cartografia che mostra nella provincia di Milano la densità di popolazione. E vedete che è abbastanza preoccupante. E molto spesso l'analisi è basata, comunque si dovrebbe basare, su quelli che sono, su capire nei diversi territori quali sono i servizi ecosistemici, cioè quali sono, cioè le funzioni che quel territorio svolge dal punto di vista ambientale. Quindi funzione di fornitura e di approvvigionamento, per esempio, funzione di regolazione, funzione culturale anche, e funzione invece di supporto, per esempio manutenzione e mantenimento degli habitat, conservare la biodiversità e così via. È molto importante questo tipo di approccio, perché il problema è che il nostro territorio, il suolo, le acque, le foreste, l'agricoltura, il patrimonio culturale, storico, eccetera, svolgono una funzione importante ovviamente per la vita umana, ma importante spesso anche per gli altri territori. Quindi svolgono un servizio ecosistemico. Se voi, per esempio, non avete un territorio in cui ci sono gli alberi, c'è la manutenzione del territorio, si mantiene, non viene impermeabilizzato troppo e così via, magari quel territorio non trattiene più le piogge e a quel punto non svolge più un servizio ecosistemico, magari per la città, per un altro territorio. Allora, quando si va a guardare
diciamo, l'interezza del territorio, è importante mettere in luce quali aree svolgono quali servizi ecosistemici e per chi. E poi, individuati i servizi ecosistemici essenziali, importanti, senza i quali appunto non riuscirebbe ad andare avanti, diciamo, la nostra attività così come è oggi, ecco, bisogna salvaguardarli questi sistemi, questi servizi ecosistemici, rafforzarli da un lato, e dall'altro, se ci sono alcuni servizi ecosistemici che sono in crisi fortemente, ecco, bisogna intervenire per ripristinarli. Allora, questo è un po' il tipo di analisi che spesso viene proposto. È necessaria ovviamente per farlo una territorializzazione che individui degli ambiti omogenei. Questi sono esempi di articolazioni territoriali del piano paesistico. E poi appunto si analizzano i servizi ecosistemici, diciamo territorio per territorio, indicandone la vulnerabilità, quindi quali sono gli aspetti esposti al rischio di essere deteriorati, degradati, e dall'altra parte gli elementi di resilienza, cioè i punti, quelli che erano nell'analisi SWOT, i punti di forza, no, di questi. Allora si nota per esempio che ci può essere una vulnerabilità della rete ecologica per motivi diversi, perché non è continua, ha dei problemi di pressioni esterne, eccetera, e ci può essere una resilienza invece dovuta al fatto che c'è una parte del territorio che è magari una foresta in piena salute, eccetera, eccetera. L'analisi di vulnerabilità si svolge in questo modo. Io vi faccio, voi avrete un esempio qui in cui vedete appunto le vulnerabilità e le resilienze e soprattutto i fattori che in qualche modo rafforzano la resilienza oppure indeboliscono appunto il servizio ecosistemico. Io vi mostro un esempio di analisi per capire anche come è finalizzata, e così vediamo, perché è un tipo di analisi che ovviamente serve alla VAS, ma serve all'intero piano, perché si può in qualche modo mettere in luce anche aspetti non ambientali, se necessario. Può essere il modo di analisi che in realtà serve al piano. Vi faccio vedere un po' come funziona attraverso un esempio molto semplice. Scusa un attimo, sì. Elio, ma prima dell'esempio, sì. Ho visto adesso due mani alzate da Silvia Toragna e Maria Alessandra Marincioni di Falconara. Se hanno qualcosa da dire, vogliono intervenire. Chiedo scusa, ma le ho viste soltanto adesso. Sì, possono aprire il loro microfono. Iniziamo magari da Maria Alessandra Marincioni. Sì. Maria Alessandra, puoi aprire il tuo microfono. Forse non riesce subito, proviamo con Silvia Vittorina. Ecco Silvia, ha aperto il microfono. Io veramente avevo alzato la mano prima nella conclusione della prima fase, quindi adesso mi sembra un po' troppo complicato, semmai alla fine, quando facciamo una discussione, perché adesso si è andati avanti con il ragionamento, quindi non vorrei fare confusione.
Scusa Silvia, purtroppo l'ho visto solo adesso. No, no, ma non ti devi preoccupare assolutamente, non era niente di che, semmai era alla fine quando si riapre un po' in generale il discorso, adesso stiamo andando avanti, quindi non mi sembra il caso di tornare dietro a osservare così magari. La collega del comune di Falconara? Maria Alessandra? Ho visto che ha aperto il microfono, quindi la sentiamo. No. Rimandiamo anche lei alla discussione finale. Oppure diciamo che se in un certo momento si riesce a collegare, ce la faccia sapere. Altrimenti può scrivere nella chat. Ah, ha scritto nella chat che è in ascolto ma non ha il microfono per parlare. E allora che ci scriva magari quello che Può voleva scrivere, dire. esatto, la domanda qui in chat. Bene, io intanto riprendo perché. Va bene. Allora io volevo far vedere un po' la tipologia di analisi che un pochino noi consigliamo in questa fase. Allora, supponiamo di aver notato, tra le vulnerabilità, diciamo, aver notato che il sistema della mobilità nel nostro territorio ha una congestione in ingresso nel centro urbano, nei centri urbani. Allora, una delle cose che ci chiediamo è a che cosa è dovuta questa congestione. Sicuramente uno degli elementi che crea questa congestione, non l'unico ovviamente, ci sarà una serie di elementi, ma uno degli elementi può essere lo sprone, cioè la diffusione delle abitazioni fuori dal centro urbano, magari in campagna, che fa sì che per lavorare ci sia molto pendolarismo e la gente debba entrare in città. Questo è uno dei fattori che determinano, diciamo, questa congestione. Una volta che abbiamo visto questo fattore, quindi ne abbiamo isolato uno, facciamo la stessa operazione per tutti, una volta che abbiamo isolato il fattore sprawl, ci chiediamo, ma questo sprawl ha anche altri effetti oltre a quello sulla mobilità? Allora, scusate, ci chiediamo prima, da che cosa è causato questo sprawl? Allora, lo sprawl è causato, parlo delle mie esperienze nella città di cui mi sono occupato, da mancanza di verde nella città e quindi il fatto che le persone vogliono uscire per stare con il verde, dai prezzi immobiliari che sono proibitivi, e magari dall'inquinamento che c'è nella città. Allora capite che io, se voglio intervenire sulla congestione, uno dei modi per farlo è controllare questo fenomeno dello sprawl di uscita dalle città e per controllarlo devo agire sulla mancanza di verde nella città, sui prezzi immobiliari e sull'inquinamento. Quindi l'analisi mi dice in qualche modo su che cosa devo agire. Poi mi chiedo, ma lo sprawl ha altre implicazioni? E allora vedete che per esempio scopro che se, quando vado a considerare il sistema dell'agricoltura, lo sprawl comporta consumo di suolo agricolo e frammentazione. E allora capite che intervenendo su questi aspetti che vediamo sotto, di fatto noi andiamo a intervenire su alcune vulnerabilità che abbiamo trovato. Si può anche intervenire direttamente sul pro, ovviamente, magari non permettendo più di costruire o di avere nuove case in certi territori, eccetera. E questo è, diciamo, una guida a quello che poi dovrà fare il piano.
è un esempio stupido quello che vi ho mostrato, molto semplificato. Qui ce n'è un altro che ha a che fare con l'impermeabilizzazione e è dello stesso tipo ed è molto spesso, diciamo, un'analisi di questo genere quella che viene proposta, si chiama analisi di vulnerabilità e resilienza. Una volta che abbiamo fatto questo tipo di analisi, abbiamo capito la caratteristica del territorio e abbiamo capito da dove vengono le vulnerabilità, le resilienze e quali sono i fattori più importanti su cui dobbiamo agire, però prima di farlo dobbiamo, l'abbiamo già visto ieri, costruire gli scenari di riferimento. Allora, costruire lo scenario di riferimento vuol dire proiettare la situazione che abbiamo visto, che abbiamo analizzato, proiettarla nel tempo. Cioè chiederci, per esempio, questo sprawl è una cosa che nelle condizioni che conosciamo, eccetera, sta aumentando, tende a aumentare nel tempo, oppure no? Quanto tende a aumentare? E così via, i cambiamenti climatici, come diceva ieri Fulvio, la popolazione, eccetera. Quindi dobbiamo individuare le variabili e fare una previsione sul futuro, sulla loro evoluzione futura. Questo trend è quello che ci serve poi per riuscire a inserire dentro, diciamo, gli interventi che dobbiamo fare per capire se hanno senso in prospettiva oppure no. Fatemi fare un esempio assolutamente stupido che non c'entra molto, ma per capire l'importanza di questa cosa. Quando io ero ragazzino, era il dopoguerra e negli anni 50 c'era sostanzialmente un problema enorme in Italia, che c'erano molti, c'era il boom dei bambini e c'erano molti bambini e pochi edifici scolastici. Allora ci furono grandi discussioni e i bambini non ci stavano, dovevano fare i doppi tripli turni, eccetera, e allora si decise di costruire un sacco di scuole. Quando le scuole vennero pronte, alcuni anni dopo, il baby boom era finito. E quindi ci ritrovammo con moltissimi edifici scolastici e meno bambini. Allora, il problema è che allora c'erano già i demografi che prevedevano l'andamento, appunto, della popolazione. Il problema è che noi dobbiamo sempre pensare gli interventi rispetto a che cosa succederà in futuro, alle probabilità future. Non so, un impianto sciistico di risalita ha senso costruire una pista e un impianto in montagna, ma se le previsioni ci dicono che ci sarà la neve, se le previsioni ci dicono che la neve non ci sarà probabilmente o diminuirà, forse è bene diversificare gli interventi, altrimenti le cose non funzionano. Quindi bisogna costruire lo scenario di riferimento. Ci sarebbero moltissime cose da dire, perché molto spesso nello scenario di riferimento un comune assume al suo interno le decisioni che sono state prese altrove, ma anche una provincia, cioè si decide di costruire un'autostrada, una strada statale, eccetera, eccetera, e queste attraversano il comune, attraversano la provincia, e nel momento in cui uno fa il proprio piano per Bavas, deve tenere conto evidentemente di quello che sarà l'assetto del territorio nel momento in cui queste opere che sono previste appunto ci saranno. Quindi lo scenario di riferimento diventa molto, molto importante. Ovviamente lo scenario di riferimento va trattato in probabilità a questa difficoltà. Allora, per questa fase è di analisi del contesto e di orientamento un po' del piano e di scenario di riferimento, ma soprattutto per l'analisi del contesto sono necessari i dati.
Allora, uno dei problemi, come sapete, in Italia, in tutta Italia, è la disponibilità dei dati. Io non so a che punto sia in questo momento la Regione Marche. Io di solito consiglio, come prima cosa, di mettere a disposizione di tutti gli enti e di tutti anche coloro che lavorano su questi, sulle VAS, sui piani e anche della popolazione, ma di mettere, è una cosa facile da fare relativamente, un catalogo dei dati con un motore di ricerca. Vuol dire che voi potete fare una ricerca facilmente dei dati che vi servono, perché potete indicare la tipologia del dato, il settore a cui si riferisce, potete indicare il territorio a cui si riferisce, potete indicare gli anni rispetto ai quali avete bisogno dei dati, potete indicare il tipo di aggregazione o di disaggregazione del dato e fare una ricerca e tirare fuori l'indicazione di quali sono i dati disponibili, diciamo, le fonti dei dati e i dati. Allora, questo sarebbe di grandissimo aiuto, perché molto spesso invece c'è una scarsissima conoscenza su che cos'è disponibile e soprattutto quello che c'è non è facilmente raggiungibile, neanche come informazione. Se si ha una cosa di questo tipo, poi i dati o le fonti devono essere corredati, devono avere delle schede e devono essere corredati di una serie di informazioni, che sono quelle che vedete, e poi ci dovrebbe essere la possibilità, almeno per quelli che sono consultabili, che sono disponibili, di collegarsi e consultare. Qui io so che avete degli strumenti. La cosa che noi proponiamo sempre è di dotare la regione a questo punto, o la provincia, di un WebGIS consultabile da remoto, quindi consultabile dai comuni, consultabile dagli operatori, sul quale si possano vedere, diciamo, cartografare i dati che servono e magari crearsi degli indicatori incrociando questi dati. Questo renderebbe molto più semplice e molto più rapido, diciamo, il fare le analisi territoriali. È una delle tipiche cose che potrebbero facilmente essere centralizzate. Sì, io andrei al punto successivo, che è la determinazione degli obiettivi. È un punto centrale, ma ne abbiamo un po' già parlato. Gli obiettivi sono obiettivi ambientali, sociali, economici, e alcuni sono esogeni, altri sono endogeni. Esogeni vuol dire che derivano, beh, adesso potremmo dire dalla strategia. Fino adesso dicevamo da fonti, da programmi, piani sovraordinati, eccetera. Gli obiettivi endogeni sono quelli invece che derivano dalle analisi che abbiamo fatto. Quindi ci sono alcune criticità, alcuni obiettivi che ci dobbiamo dare. Gli obiettivi rientrano, cioè ovviamente si prendono gli obiettivi strategici e si scalano a livello nostro, e poi però se ce ne sono da aggiungere o da precisare meglio, si aggiungono, si precisano meglio, e soprattutto diventano dei target. Cioè, nel momento in cui io definisco un obiettivo sul mio territorio, io lo posso specificare molto di più, sta nell'ambito della biodiversità se volete, ma lo posso specificare molto di più su una certa porzione di rete ecologica, eccetera, e lo posso anche far diventare un target, cioè, vi ricordate, un qualche cosa che è misurabile, che ha un tempo, dico, lo voglio ottenere entro 5 anni questo risultato, no? Di avere, per esempio, la continuità della rete ecologica, di questa porzione di rete ecologica, eccetera.
Allora, gli obiettivi, ripeto, diventano quelli che noi chiamiamo obiettivi specifici, cioè devono essere articolati per settore di intervento, se no sono troppo generici, per settore di intervento nello spazio e nel tempo, no? Quindi io nell'ambito appunto del cambiamento climatico, delle emissioni di CO2, io voglio ottenere una riduzione delle emissioni del 8% nella zona tal dei tali, nella città tal dei tali, eccetera, e entro tot anni. E questo diventa un obiettivo specifico che io sono in grado di legare a delle azioni. Allora, capite, se il piano, come molti piani, ha degli obiettivi completamente generici, generali, un po' vogliamoci bene tutti, noi vogliamo il miglioramento di questo, il miglioramento di quello, eccetera, eccetera, però restano generici, non sono né valutabili né misurabili, le azioni non si capisce bene se sono esaustive rispetto all'obiettivo e così via. Occorre invece avere questi obiettivi specifici, perché un obiettivo ha senso in un piano se è legato a un'azione o a un insieme di azioni che possono conseguirlo. Allora, cosa fa la VAS? La VAS ha degli obiettivi propri che porta all'interno del piano. Quindi, non so, la rete ecologica o quello che volete, che sono obiettivi propri della VAS, che la VAS chiede al piano di inserire con delle azioni specifiche. E poi porta invece negli obiettivi del piano che non sono ambientali, per esempio il piano costruisce una strada o un ambito di trasformazione, la VAS entra nel definire questi obiettivi un pochino integrandoli con gli aspetti di sostenibilità. Quindi voi dite, io devo risolvere un problema di mobilità, diciamo, tra due punti del territorio. Beh, io vi dico, attenzione, si può risolvere questo obiettivo, va bene, si può risolvere, messo così va bene, si può risolvere in diversi modi, le alternative, quindi modificando le localizzazioni e facendo cadere questa necessità, oppure facendo una strada, una ferrovia. Ma se faccio una strada, per esempio, vi dico che nell'obiettivo stesso, quando lo specificate, se specificate che è una strada, vi dirò, guardate che però la costruzione di strade per risolvere il problema della mobilità deve avere la considerazione del paesaggio, quindi deve essere inserita in un piano paesistico, deve tener conto, non può entrare nei centri urbani, deve, eccetera, eccetera. E quindi l'obiettivo più diventa specifico, se volete, e più può essere caratterizzato anche dalle questioni ambientali. E questo è un po' uno dei ruoli, diciamo, della VAS. Allora, io avevo qui una serie di esempi che ovviamente vi potete consultare. Questo era Expo. E una volta definiti degli indicatori collegabili, ripeto, a delle azioni, possiamo passare alla definizione invece degli indicatori. Allora, gli indicatori hanno un ruolo molto importante nella VAS, e vedete che toccano diversi momenti, no? Di analisi, di stima degli effetti e così via. Gli indicatori sono indicatori che hanno delle caratteristiche, che devono avere delle caratteristiche. Le caratteristiche le vedete sotto, nel riquadro sotto. Quindi devono essere popolabili, aggiornabili, se no non servono. Devono avere delle serie storiche, devono
in qualche modo avere anche dei livelli di aggregazione e disaggregazione che sono utili, perché se sono a livello, se è un dato a livello regionale non serve ovviamente per il comune, devono essere scalabili in modo tale che si passi da un'area piccola a un'area grande e viceversa, diciamo, con due indicatori che si parlano tra di loro. Devono essere sensibili alle azioni, quindi pensati per quel piano lì. Non può essere un indicatore che guarda, non so, la rete stradale regionale, lo sviluppo della rete stradale regionale, se siete in un comune e quello si, a quel punto l'indicatore si muove pochissimo. Ma dovete avere degli indicatori sensibili alle vostre azioni. Dovete tenere conto, ma ne vedremo tra un attimo, del tempo di risposta e ovviamente devono essere degli indicatori comunicabili. E soprattutto questi indicatori devono essere collegati agli obiettivi, cioè devono riuscire a misurare se raggiungiamo o meno gli obiettivi. Quindi l'obiettivo specifico che dice: io voglio ridurre le emissioni di un tot, ha un'azione, tante azioni abbiamo visto nei vari settori, con dei tempi, eccetera, eccetera, ma l'indicatore sarà di quanto ho diminuito le emissioni climalteranti, quindi quante sono le emissioni climalteranti. No? Questo è un po' il meccanismo. Sono importantissimi, diciamo, questi indicatori. Anche qui non entro nel merito di tutte le caratteristiche degli esempi, le domande ci hanno un po' allungato la cosa, e invece una volta definiti gli indicatori, noi dobbiamo andare, vediamo se riesco a trovare, eccolo. Noi dobbiamo andare, no, scusate, devo ahimè riprendere quello di prima, chiuso troppo presto, devo andare a definire le alternative. Allora, ascoltate, le alternative hanno un problema. Le alternative non ci sono quasi mai. Allora, perché non ci sono quasi mai? Perché di solito chi propone il piano, elabora il piano, tende a ragionare senza le alternative, cioè non comunicando le alternative o partendo da scelte, come abbiamo detto prima, preconfezionate. Il problema è che tutte le volte che noi facciamo una scelta, in realtà passiamo attraverso delle alternative. Guardate, ci sono due tipologie di alternative che possiamo considerare in un piano. L'alternativa di piano, cioè un piano contrapposto a un altro piano. Ci si può arrivare alla fine, ma attraverso un lungo percorso, perché non è pensabile di costruire una serie di piani alternativi e poi confrontarli tra loro. È troppo costoso, è troppo pesante, non ha molto senso. Quindi cosa si fa di solito? Lungo il percorso di piano si definiscono via via delle alternative al livello cui si è. Vi ricordate gli scenari del comune di Pozzolengo? Una volta deciso che noi andiamo, scegliamo lo sviluppo di tipo rurale, a quel punto andiamo avanti e cominciamo a elaborare il piano e cominciamo dentro quello sviluppo lì a capire le alternative di intervento che ci sono. Scegliamo gli interventi che vogliamo mettere dentro il piano e ogni intervento ha le sue alternative, ovviamente, no? Di localizzazione, di tecnologia, di eccetera, eccetera. Scegliamo una combinazione di interventi e poi scegliamo per esempio gli indirizzi da dare e scegliamo anche qui tra alternative. Noi l'indirizzo che diamo
su questa materia, su questa o le norme che diamo, questa, quella o quell'altra, vedete che avete tutta una serie di alternative che incontrate nel formulare il piano. Quindi, invece di presentare alla fine il piano col risultato di questo processo logico che avete fatto, invece bisogna presentare il piano con tutta la storia delle alternative considerate. E se avete la partecipazione durante il piano aiuta a formulare le alternative. È uno dei modi per sviluppare, creare alternative. Le alternative vengono dai gruppi sociali, vengono dalle associazioni ambientaliste, vengono ovviamente dai progettisti, e è tutto il percorso del piano dovrebbe essere quello di via via definire delle azioni attraverso un esame di alternative. Alla fine, certo, avete il piano, che è la combinazione di tutte le azioni previste nel piano. Questo era un po' lo schema che raccontava questo percorso, ho voluto abbreviarlo. Una volta che avete il piano, che è la combinazione di questa cosa, è evidente che andate a guardarlo, e guardandolo, e lì gli effetti cumulati, vedete se quel piano nel suo complesso funziona, oppure se gli effetti cumulati sono inaccettabili, oppure se ci sono dei conflitti e non delle sinergie tra i diversi interventi che magari avete inserito. Allora, in questa fase si elaborano delle modifiche, diciamo, rispetto al piano che si sta costruendo, proprio per renderlo coerente e permettere alla fine che gli effetti cumulati siano ragionevoli e che si raggiungano davvero gli obiettivi senza conflitti. A quel punto è come se aveste generato delle alternative di piano finché trovate quella che vi soddisfa di più. Allora, questo è un po' il meccanismo. Il meccanismo è un meccanismo, noi lo chiamiamo a setaccio, cioè via via considerate alternative, create alternative con la partecipazione e poi controllate se il piano complessivo funziona e eventualmente generate ulteriori alternative di tipo complessivo. Io a questo punto vado avanti, ma questo è il cuore sostanzialmente di una pianificazione che abbia a corredo una VAS. Cioè, la VAS ha come proprio cuore suo il fatto di riuscire a inserire delle alternative, valutarle alla luce della sostenibilità complessiva, sia attraverso la partecipazione che in generale nel piano. Senza alternative le decisioni sono già prese, e quindi l'inserimento della VAS, il dialogo con la VAS, eccetera, è un po' senza senso. Il punto successivo, come dicevo, è il fatto che queste azioni, una volta che avete definito le azioni che in qualche modo inserite o tendete a inserire nel piano, perché ovviamente non è un processo lineare, si può sempre tornare indietro e modificare le cose, una volta che avete realizzato queste azioni, andate a prendere queste azioni per capire come vanno attuate, quali sono i criteri che dovete dare per l'attuazione. E sono molto importanti questi criteri per l'attuazione, questi indirizzi, perché poi tutto il progetto di attuazione delle azioni avviene altrimenti in maniera non coerente, diciamo, con gli obiettivi di sostenibilità del piano. Allora, non so, vedete, scorro qui un attimo qualche esempio. Questo è il piano regionale della mobilità e dei trasporti, e quindi vedete il fatto che per la manutenzione della rete, per una serie di questioni, vengono dati degli indirizzi
non so, vi faccio un esempio più stupido e macroscopico, non fare la manutenzione della rete in certi momenti dell'anno in cui questo crea forte congestione. Oppure i criteri per costruire le strade, appunto come dicevo prima, e così via. Questo è invece l'Expo, e siccome l'Expo prevedeva tutta una serie di interventi di regione, per il turismo, per la ricettività, per il miglioramento, la rigenerazione di alcune aree, percorsi vari, eccetera. E quello che avevamo fatto era un insieme di criteri e indirizzi, vedete, per le varie fasi, la pianificazione, la progettazione, eccetera. Questi sono quelli per edifici e strutture, se volete, appunto, li potete guardare. Questi sono quelli per infrastrutture, per la mobilità, e danno una serie di criteri perché questi interventi siano effettuati in modo sostenibile. A questo punto, nel momento in cui noi abbiamo le azioni in termini di alternative, abbiamo gli indirizzi di attuazione di queste, gli indirizzi, scusate, e i criteri di attuazione per questi indirizzi, forse possiamo passare, ripeto, la cosa non è lineare, alla stima e agli effetti ambientali. Cioè, ognuna di queste azioni, immaginando che siano rispettati gli indirizzi, oppure se non avete la forza di rispettare, immaginando di no, dovete passare alla stima, degli effetti. Anche qui c'è molto da dire sulla stima, sul tipo di effetti che dobbiamo andare a considerare, ma io mi fermerei su una cosa sola. Che tipo di modelli hanno senso? No? Perché sia trasparente e ripercorribile questa stima degli effetti che si fa, bisogna sostanzialmente che noi documentiamo il modo in cui si arriva alla stima. Allora, c'è un problema di qualità e quantità. Molte stime sono qualitative, ma anche le stime qualitative vanno documentate. Bisogna dire attraverso che tipo di ragionamento si è arrivati ad effettuare la stima, altrimenti non è documentato. Quelle che invece hanno dei modelli, degli indicatori, dei modelli, ecco, nella VAS rispetto alla VIA vanno privilegiati modelli semplici, perché spesso le informazioni che abbiamo sulle azioni del piano sono ancora modeste. Le informazioni verranno create più avanti, nel momento si entrerà in fase esecutiva, in fase di attuazione. E quindi i modelli complessi, lavorano di solito se hanno buone informazioni di base molto dettagliate. Allora, è molto utile avere, diciamo, una documentazione. Molto spesso si tratta di cose semplici. Io vi faccio vedere qui, anzi vi consiglio di guardare se ne avete tempo e voglia, questo esempio che ho messo di un piano comunale, che è quello di Trezzo sull'Adda, in cui abbiamo fatto proprio un tentativo di rappresentare le stime quantitative e qualitative che sono state fatte. Vedete le qualitative sul paesaggio e poi le quantitative, via via, sul consumo del suolo, sulla mobilità, sull'agricoltura e così via. E qui vedete le diverse alternative, vedete a 0, a 1, eccetera, eccetera, le diverse alternative che sono state considerate, e per ognuna di queste alternative, vedete un po' il tipo di stima che è stata fatta dell'effetto. Questa è sull'aria e i cambiamenti climatici, questo è sulla fauna, flora e biodiversità e così via. Hanno tutte degli indicatori, hanno quindi tutte questo tipo di stima. Ovviamente si possono rappresentare queste stime in una matrice,
ma forse per la comunicazione vale molto di più la pena di fare un commento qualitativo che valuta sostanzialmente queste stime, cioè che dice, più che valuta, che descrive, cioè che dice in parole comprensibili e descrittive quali sono le caratteristiche di ognuna delle alternative dal punto di vista della prestazione, diciamo, sui singoli obiettivi. Questo è il piano energetico della regione e ci sono ovviamente metodi, diciamo, per rappresentare le stime. Qui si entra molto di più nel tecnico, io ho preferito lasciare tutto in modo che voi abbiate un minimo di documentazione quando le guardate. C'è un'ultima voce che a me interessa ed è questa delle compensazioni ambientali. Anche qui vi lascio la documentazione, tutti i criteri cui dovrò rispondere, le compensazioni, eccetera. Però la cosa su cui vi vorrei mettere in guardia è questa. Perché ho inserito nella VAS e nel piano un capitolo sulle compensazioni ambientali? Perché molto spesso invece le compensazioni vengono fatte a posteriori e senza regole. Vuol dire che a un certo punto c'è un progetto, c'è un'opera che viene proposta, c'è una sollevazione contro quell'opera perché provoca dei danni, degli effetti, e allora ci si mette nell'ottica della compensazione e si va a una trattativa con chi propone l'opera per compensare gli effetti negativi. E molto spesso è una trattativa in cui magari gli effetti negativi sono su una certa parte della popolazione o su una certa questione ambientale, su un certo settore ambientale, per esempio consumo di suolo, e noi invece come compensazione, che so, chiediamo un asilo nido o qualcosa del genere, o addirittura qualcosa che aumenta ulteriormente il consumo del suolo. Sono delle trattative e infatti anche l'Europa ha molto criticato il modo in cui viene fatta la compensazione in Italia. Il fatto di portarla a priori nel piano, invece, vuol dire definire le regole della compensazione. Per esempio, definire il fatto che se tu emetti, allora devi da qualche altra parte ridurre altrettante emissioni. Oppure se tu consumi del suolo pregiato, allora devi rinaturalizzare qualcosa, oppure recuperare appunto del suolo da un'altra parte e così via. Si danno delle regole, a volte sono anche regole quantitative, che orientano poi tutta la fase di piano, nel senso che il piano dice: io autorizzo queste altre tipi di azioni, eccetera, per esempio la trasformazione, appunto un ambito di trasformazione, eccetera, o delle strade, o eccetera, e però ovviamente prima si guardano le alternative meno impattanti, poi si mitigano tutti gli effetti, eccetera. Solo alla fine, quando arrivo all'opera, però dovrò mettere in atto delle misure di compensazione. Bene, allora le regole sono già stampate nel piano ed è in base a quelle regole che si effettua il tutto. Allora, anche qui siamo sulle compensazioni. E noi a questo punto dobbiamo passare al penultimo capitolo. Questo penultimo capitolo per me è molto importante perché è il mio mestiere, però è quello più tecnico e quindi vado un pochino veloce per poi potermi concentrare sul monitoraggio. Allora, abbiamo una domanda, preferisce leggerla dopo? Sentiamola. Allora, la domanda è di Carmen Storoni e dice: i progetti pubblici privati riguardanti impianti di trattamento dei rifiuti,
con e per la produzione di energie alternative collocati in zona agricola e per cui si concretizza a tutti gli effetti variante allo strumento di pianificazione urbanistica e o anche a piani specifici di settore, a tutti gli effetti da zona agricola e a zona produttiva o di servizi di RF, così come da progetto. Di fatto, per norma, detti progetti producono una variante urbanistica. Mi sembra di aver capito, per tutto quello che si è detto in queste due giornate, che sarebbe meglio procedere con una verifica di VAS piuttosto che di verifica VIA. I progetti pubblici e privati riguardanti impianti di trattamento... Ha riscritto la domanda, niente. Sì. Sì, io credo, allora, alcuni sono comunque sottoposti a VAS come progetti singoli, ma sicuramente prima di arrivare a quel livello dovrebbero essere integrati, sottoposti, allora, a VAS, ma sottoposti a VAS anche per gruppi, nel loro insieme. Perché altrimenti, inserendoli uno per uno all'interno del piano, ovviamente si perde il cumulo degli effetti. Io credo di sì, che quando si fa una variante che trasforma una zona agricola in zona produttiva, è necessario che questa variante vada a VAS, perché è una variante che sicuramente ha degli effetti significativi sull'ambiente. Quindi nella norma, nella direttiva europea, tutto ciò che ha effetti significativi sull'ambiente deve essere sottoposto a una procedura di VAS. È chiaro che fare, non so, se voi avete 10 varianti in un anno, fare 10 VAS è assurdo. Se però raggruppate questi progetti e fate una variante all'anno in cui raggruppate questi progetti, ottenete due obiettivi: uno, quello di semplificare molto, e due, quello di vedere tutti gli effetti cumulati e di capire come questa roba qui c'entra o non c'entra nel piano e che effetti ambientali ha, se è sostenibile oppure no, e quindi in qualche modo semplificate e organizzate il processo decisionale. Dopo è chiaro che le opere per cui la VAS fa da quadro di riferimento, se per legge devono andare a VIA, andranno comunque a VIA, ma senza l'inquadramento della VAS hanno poco senso. Non a caso si fa anche la variante, però questa è una tipica variante che non può passare attraverso una semplice, cioè non può essere esclusa, diciamo, dalla VAS, dal mio punto di vista è questo. Va bene, se non ci sono commenti, allora vado avanti. Dicevo, è il problema della valutazione. Allora, la valutazione delle alternative. Allora, la valutazione delle alternative, vediamo un po' se riusciamo a mettere anche in modalità di presentazione, così vanno avanti. Eccole qua. Allora, c'è ovviamente una pluralità di soggetti coinvolti, c'è una pluralità di obiettivi, abbiamo visto. E quindi il problema è che noi abbiamo degli indicatori, avete visto nel caso di Trezzo, no? Abbiamo tutta una serie di effetti che abbiamo stimato delle alternative, ma sono effetti sui singoli indicatori. Allora, come facciamo a dare una valutazione complessiva? Allora, ci sono delle tecniche. Ci sono delle tecniche anche interessanti, però queste tecniche vanno applicate in modo intelligente. Cioè, non è che voi sapete che esiste, per esempio, l'analisi a molti obiettivi, a molti criteri, ma molto spesso si fa in questo modo: si prendono
Le matrici si danno i pesi agli obiettivi e si calcola alla fine una prestazione finale. Ovviamente non è un processo trasparente, perché qualcuno ha dato i pesi, non è un processo utile perché può essere fortemente manipolato. E allora, e poi non interessa tanto il numero finale, non interessa che un'alternativa valga 10 e un'altra valga 8. Quello che interessa è il percorso con cui si effettua la valutazione. Allora, il problema è che anche queste valutazioni devono essere valutazioni partecipate. Per esempio, l'assegnazione dei pesi deve essere un'assegnazione condivisa, perché altrimenti uno dice questa cosa è più importante dell'altra, questa è la priorità rispetto all'altra, eccetera, e lo dice in modo assolutamente non controllabile. Allora, ci sono tutta una serie di passaggi logici. Qui vedete una matrice molto semplificata, che ha degli indicatori e in colonne invece delle alternative, con delle stime, alcune qualitative, alcune quantitative. Allora, la prima operazione che si deve fare è quella di capire queste stime in che rapporto sono, vediamo qua, queste stime in che rapporto sono con la mia utilità, cioè quanto io sono soddisfatto delle prestazioni sui singoli indicatori delle diverse alternative. Facciamo un esempio. Qualità dell'acqua. Una ha un indicatore che dice 25, una ha una prestazione che dice 47, eccetera, in una qualche unità di misura. Ma capite, forse non c'è una linearità, nel senso che non è che necessariamente il valore più grande è così tanto meglio del valore intermedio. Tutto dipende da come io considero questi valori. Faccio un esempio, prendete il costo. Se io ho in mente di poter spendere un tot, certo che se risparmio sono più contento. E quindi la mia utilità cresce man mano che spendo meno, che il costo diminuisce. Ma se vado oltre un certo livello di costo, allora la mia utilità diminuisce molto più rapidamente, perché quello era il costo che avevo previsto, se risparmio sono contento. Ma se sono in una fascia di costo, che è quella a cui sono fortemente sensibile, perché vuol dire rinunciare ad altre cose, allora lì sono più sensibile a delle piccole variazioni anche. E se poi vado oltre questa fascia di costo, dirò addirittura che non lo posso fare. Allora devo ragionare su ogni indicatore per capire dal mio punto di vista decisionale come considero quei numeri. E poi a quel punto, dando dei pesi a diversi indicatori, posso aggregarli. Questo, ripeto, è un processo che andrebbe fatto in modo partecipato. Io poi sono molto poco sensibile ai pesi, non mi piace dare dei pesi, e quindi di solito mi fermo alla fase prima e indico un po' e ho dei modelli di comunicazione, per cui vedete, per esempio, qui possiamo rappresentare le singole alternative su un diagramma. Il diagramma ha diversi semiassi su cui ci sono i diversi obiettivi, e voi potete vedere la prestazione della vostra alternativa, vedere visivamente, su ognuno degli obiettivi. Poi la potete rappresentare in questo modo, e questo vi fa capire, se volete migliorare quell'alternativa lì, su quali obiettivi dovete andare a interagire. Per esempio, provoca una qualità delle acque molto basse, vediamo se riusciamo a mitigarla per evitare questo effetto molto negativo. Allora, su qui si ragiona, diciamo, sulle singole alternative,
si vede se si riesce a modificarle e poi si confrontano. E a questo punto vedete il conflitto, no? Vedete che la seconda alternativa che ho inserito è migliore dal punto di vista della qualità dell'aria. È migliore anche dal punto di vista dell'accessibilità, ma è peggiore per quanto riguarda l'occupazione. E allora lì ci può essere il dibattito per arrivare in modo condiviso, diciamo, alla valutazione, alla scelta dell'alternativa. A volte appunto si mettono i pesi proprio per questo, ci sono tutta una serie di tecniche anche di trattamento del conflitto, di analisi e gestione del conflitto, che tentano di avvicinare le diverse posizioni. Allora, questo è tutto un mondo, diciamo, di tecniche possibili da utilizzare, che in genere è molto utile, ma in Italia è abbastanza poco sviluppato. Noi riusciamo, cioè si lavora molto di più su queste tecniche all'estero, ma anche in Italia, questo è l'esempio del comune di Trezzo sempre di prima, o in altre situazioni, diciamo, le abbiamo utilizzate e si sono rivelate molto. Questo è il piano della mobilità, il piano regionale della mobilità, e si sono rivelate molto, molto utili proprio per gestire il conflitto e per scegliere tra le alternative. Io anche qui non entrerei nelle tecniche, perché ci tengo invece ad arrivare, perché sono ovviamente un po' pesanti se non siete operatori del settore, invece ci terrei ad arrivare all'ultimo all'ultimo pezzo, diciamo, del nostro percorso, che contiene il monitoraggio e l'analisi di coerenza. Allora, il monitoraggio, guardate, il monitoraggio è una cosa che raramente viene fatta in modo serio. Ci sono tre tipi di monitoraggio possibili. C'è il monitoraggio delle azioni che si riescono o non si riescono a fare, dello stato di avanzamento del piano. Allora, un piano si dà degli obiettivi, decide delle azioni che deve fare lui, o badate che devono fare degli strumenti attuativi degli altri piani magari, e quello che lui monitora è lo stato di avanzamento di queste azioni. E questo monitoraggio è in grado di farlo qualunque piano. Quindi un piano locale può farlo benissimo, a condizione che ovviamente anche i suoi strumenti attuativi gli mandino le informazioni, e quindi comunque deve creare un protocollo di comunicazione per conoscere lo stato di avanzamento delle azioni che non gestisce direttamente lui. C'è un secondo livello di monitoraggio che è invece più vicino a quello che può interessare alla VAS e che può interessare in generale alla strategia, alla sostenibilità, ed è il monitoraggio del contributo che il piano dà agli obiettivi di sostenibilità. Allora, magari negli obiettivi c'era scritto: devo ridurre la CO2 di un tot per cento in quel settore lì, eccetera. Avevate individuato delle azioni per farlo? Allora, il primo livello è monitorare il monitoraggio delle azioni. Il secondo livello è andare a capire di quanto siete riusciti davvero a diminuire la CO2. Quindi ha a che fare con la stima degli effetti delle azioni e col monitorare l'effetto delle azioni e del piano. Ma l'effetto nel senso
del contributo che danno all'obiettivo generale. Perché supponiate che l'obiettivo sia proteggere le coste dall'erosione, allora per proteggere le coste dall'erosione ci sono moltissime azioni che fanno piani diversi. Non siete l'unico piano, il piano urbanistico non è l'unico. Certo, il piano urbanistico contribuisce, perché se costruisce, impermeabilizza, costruisce delle zone di trasformazione, eccetera, è evidente che ha un'influenza negativa sull'erosione delle coste. Ma ci sono altri piani, per esempio il piano delle acque, o altri piani che hanno evidentemente influenza, c'è l'abusivismo che ha influenza, c'è eccetera eccetera. E allora capite, voi potete monitorare il vostro contributo all'obiettivo generale, perché voi potete dire: io ho ridotto il consumo del suolo, oppure ho rinaturalizzato alcune aree, oppure ho fatto in modo che ci siano delle aree di esondazione, eccetera. E potete quindi dire: il mio contributo a quell'obiettivo è nei termini che ho reso più permeabile il territorio, ho fatto eccetera eccetera. Potete anche misurare degli indicatori, ma sono indicatori, ripeto, di contributo alla sostenibilità, all'obiettivo di sostenibilità. C'è un terzo, questo è già più difficile, nel senso che richiede di nuovo di usare dei modelli, di nuovo di fare delle stime, no? E così via. Quindi di solito ci si ferma quando al primo livello. Ovviamente è molto più interessante il secondo livello. C'è poi un terzo livello, che è quello che dal punto di vista generale interessa ancora di più. E questo livello è il livello proprio degli obiettivi, come stanno andando gli obiettivi di sostenibilità. Allora, ISPRA o l'ISTAT o eccetera, misurano periodicamente l'andamento degli obiettivi di sostenibilità. Quindi si sa come va la popolazione, come va tutta una serie di obiettivi, la biodiversità e così via. Hanno dei loro indicatori a livello di area vasta, ovviamente. E qui però, se vogliamo monitorare per capire se le nostre azioni vanno nella direzione giusta e se dobbiamo invece modificarle, accelerare delle cose, cambiare delle cose, eccetera, e allora dobbiamo mettere insieme tutte le azioni che provengono con i loro contributi, diciamo, che provengono dai diversi piani, dai diversi progetti, dalle diverse situazioni, dobbiamo metterle insieme per andare a vedere qual è il contributo complessivo all'obiettivo di sostenibilità e quindi qual è la previsione che possiamo fare di come andrà l'obiettivo di sostenibilità sulla base di queste previsioni. Cioè, noi non abbiamo ancora la misurazione dell'obiettivo di sostenibilità perché risponde con un certo ritardo, perché da quando mettiamo in campo le azioni a quando entrano in esercizio, a quando poi si modifica l'indicatore di contesto, passa del tempo. Ma in quel tempo lì noi facciamo il monitoraggio per capire se dobbiamo riorientare o no i nostri piani. E allora abbiamo bisogno di stimare, di prevedere quale sarà l'andamento dell'obiettivo di sostenibilità per poter intervenire. Questo livello, questo terzo livello, lo può fare solo l'ente di area vasta, lo può fare solo la regione. Cioè è il compito della strategia regionale. La strategia regionale in questo modo cosa fa? Monitora se stessa attraverso quello che fanno tutti i piani e poi ritorna un'informazione ai singoli piani, che è l'informazione
di come stanno andando le cose, come sta andando la previsione rispetto all'obiettivo di sostenibilità e quindi come bisogna riorientare anche tutti gli strumenti nella nuova situazione, che può darsi che stia peggiorando molto e quindi dobbiamo riorientare gli strumenti, oppure può darsi che vada nella direzione che volevamo e quindi possiamo continuare come prima. Allora, ci sono, ripeto, questi tre livelli. Il terzo è riservato alla regione ed è quello che dà senso all'intero monitoraggio. Il primo è quello standard che possono fare tutti. Il problema è il secondo livello, perché è quello di raccordo, è quello che consente il raccordo tra la pianificazione locale e la pianificazione regionale. Ecco, su questo secondo aspetto è possibile facilitare molto il compito dei comuni attraverso una serie di strumenti che consentono ai comuni di raccogliere soltanto degli indicatori di processo, cioè degli indicatori che dicono soltanto una serie di dati, che raccontano soltanto una serie di dati che si raccolgono nelle diverse fasi autorizzative dei progetti. Per esempio, quant'è il suolo che verrà impermeabilizzato in una certa trasformazione? Qual è la quantità di energia che verrà utilizzata secondo la certificazione energetica che è stata data? E così via. Sono dei dati che sono facilmente disponibili nei documenti autorizzativi e che sono quelli che consentono di fare le stime degli effetti. E questa, quindi, diciamo, il meccanismo del monitoraggio che noi stiamo proponendo a livello della strategia nazionale e che proporremo per le strategie regionali è esattamente questo: dare un compito ai piani locali perché monitorino il loro piano, ma in modo fattibile. Adesso noi pretenderemmo troppo dai comuni che non hanno le forze per farlo. Quindi i comuni dovrebbero monitorare lo stato di avanzamento, ovviamente, del loro piano e dovrebbero fornire, man mano che lo stato di avanzamento avanza, man mano che si realizzano, si passano in fase di progettazione, poi di realizzazione, eccetera, i progetti, monitorare e comunicare quelli che sono i dati essenziali del progetto che servono per stimare una serie di effetti. A quel punto c'è uno strumento semiautomatico che almeno su alcuni indicatori, su alcuni obiettivi, stima gli effetti, e a quel punto intanto questi effetti vengono ritornati al comune e quindi c'è un servizio per il comune, e poi invece vengono presi in carico dalla regione per fare il monitoraggio integrato, diciamo, della strategia e riportare poi le ulteriori informazioni ai comuni. Non so se sono stato comprensibile, sono andato un po' velocemente senza esempi. Comunque avete la presentazione, diciamo, con gli esempi, e secondo me è importante invece entrare in questa logica, perché finché noi pretendiamo che ogni piano faccia il suo monitoraggio e non abbiamo chiaro che ci sono delle cose che i comuni non possono fare e che invece devono essere fatti a livello di area vasta, e non organizziamo il sistema assegnando a ognuno il suo ruolo, i suoi compiti, i tempi con cui deve fare le cose, i protocolli di comunicazione e così via, ma finché non facciamo questo non possiamo dire di avere progettato un monitoraggio. Oggi invece si pensa molto spesso che il monitoraggio sia solo definire una lista di indicatori e metterli lì. Ecco, ci tenevo proprio a far passare questo messaggio.
Ultimo punto, se ho ancora 3 minuti, che abbiamo lasciato per ultimo, è l'analisi di coerenza. L'analisi di coerenza è uno degli strumenti più importanti della VAS, perché cerca la coerenza sia a livello interno che a livello esterno. Cosa vuol dire? Beh, si fa un'analisi della coerenza dei propri obiettivi, ma non solo, dei propri indicatori, delle proprie azioni, sia con i livelli sovraordinati e sottordinati, quindi nella gerarchia dei piani, sia tra i piani trasversali. Pensate per esempio ai piani di settore o i piani di altri comuni confinanti. Questa analisi di coerenza è molto importante, perché molto spesso, per esempio, si trovano, proprio perché ogni VAS va per conto suo, si trovano delle forti incoerenze. Vi cito, giusto per non sbagliare, la regione Lombardia, dove ci sono tanti assessorati che hanno tanti piani di settore, e ogni piano ha i suoi obiettivi, e spesso, se voi li andate a guardare, sono conflittuali tra di loro. Cioè il piano delle cave, magari, dice delle cose opposte a quello che dice un altro piano rispetto a certe aree, e così via. Allora, l'analisi di coerenza serve a mettere in evidenza le incoerenze. Cosa si fa poi quando le incoerenze ci sono? Beh, si segnalano. La VAS non ha altri strumenti, cioè tenta di ovviare, a volte, quindi tenta di fare in modo che i piani colloquino tra di loro e ognuno modifichi le cose in modo da colloquiare. A volte questo non è possibile, perché ci sono volontà politiche, interessi politici all'interno di queste cose, ma almeno rende trasparente il conflitto che c'è tra i piani e che andrebbe superato. L'altra analisi di coerenza, anche questo è molto importante, la coerenza interna. Cioè, il piano deve essere coerente, nel senso che ha dei suoi obiettivi, ma poi gli obiettivi devono essere, come dicevo prima, collegati a delle azioni, altrimenti sono gli obiettivi che restano nel vuoto e che non sono realizzati, e quindi non ci dovrebbero essere. A loro volta devono essere sempre gli obiettivi con le azioni collegati a degli indicatori, perché se non c'è un indicatore non possiamo misurare quell'azione o quell'obiettivo. Allora, capite, c'è una coerenza verticale, anche qui, che deve essere garantita. Ad esempio, io ho visto dei piani, per esempio piani agricoli, in cui c'era un progetto di trasformazione magari di un'azienda, però gli obiettivi erano tutti bellissimi: facciamo il biologico, facciamo questo, eccetera, eccetera, e non c'era niente sul consumo di suolo da parte delle nuove costruzioni o roba del genere, e allora evidentemente c'è un'incoerenza, diciamo, interna, perché non tutti gli effetti sono considerati, o mancano alcuni obiettivi o cose di questo tipo. Viceversa, c'è anche qui una analisi di coerenza orizzontale, in cui andate a vedere il conflitto che c'è tra gli obiettivi, tra le azioni, il fatto che ci siano o meno sinergie, o che ci sia un conflitto che non è risolto all'interno del piano. Questa analisi di coerenza è utilissima, diciamo, per avere la trasparenza, la ripercorribilità, la coerenza, se volete, appunto, del piano. Io chiuderei qua. Se c'è ancora qualcuno, Sì, ci sono.
vuole intervenire? Allora, abbiamo un'altra domanda per email. Un attimo che la prendo. Sempre di Francesca Galletti, che dice come riflessione conclusiva rispetto al suggerimento del professor Laniado di un'autorità competente VAS meno lontana, vorrei dire che la provincia di Ancona è dotata di un piano territoriale di coordinamento già organizzato per ambiti territoriali omogenei, oltre a un SIT nato col piano stesso. Inoltre, a seguito della riforma del Rio, gli amministratori della provincia sono eletti fra sindaci e consiglieri dei comuni. Potrebbe essere quindi la provincia quell'autorità competente intercomunale per aree omogenee di comuni di cui parla il professor Laniado? Allora, potrebbe sicuramente esserlo a condizione di nominare, di indicare, magari appunto in modo condiviso con i comuni, di indicare un'autorità competente, di avere un ufficio autorità competente, ma articolato con diverse persone e avendone una per ogni area omogenea, che non deve essere necessariamente un dipendente, ma qualcuno che si coordina con la provincia e che o è espresso dai comuni o è espresso dalla provincia stessa. Cioè va benissimo, è esattamente quello che si deve fare, avere le aree, definire gli ambiti, avere le aree che hanno politiche diverse, eccetera, eccetera, però per poter seguire in modo efficace i comuni nelle loro VAS, bisogna che una persona si occupi, o un ufficio, si occupi di un'area. Ecco, questo è, se si deve occupare di tutte le VAS di tutti i comuni della provincia, allora siamo nella situazione precedente. Quindi la risposta è sì, certamente. Va bene. Se vogliamo far intervenire. Allora, c'è Dario Santa Giustina che ha alzato la mano. Sì, Dario, puoi. Buongiorno. Sì, buongiorno. Complimenti al professor Laniado per questi 2 giorni. Innanzitutto volevo un attimino far riferimento anche a quello che aveva detto Fulvio Tosi, cioè riguardo alla platea che per la maggior parte è costituita da, diciamo, personale degli enti locali. E come sottoscritto che opera quindi per quanto riguarda la pianificazione, piano regolatore generale e pianificazione attuativa. E tutto quello detto, specialmente oggi, che quindi è un po' più calato sulla realtà quotidiana, quindi della gestione del piano, è riferito ovviamente alla pianificazione di dettaglio. Perché piano regolatore è una cosa alla quale si mette mano in maniera consistente, diciamo ogni 20 anni, se va bene. Adesso, per esempio, noi operiamo su un piano regolatore dei primi anni 2000, del 2005, approvato antecedentemente l'entrata in vigore delle nostre linee guida regionali sulla VAS. E soprattutto, diciamo, approvati antecedentemente la crisi del 2008, che poi è quella che ha di fatto dato, diciamo, un cambio radicale a quella che è la pianificazione e l'attuazione della pianificazione generale. Quindi noi oggi gestiamo il piano regolatore non assoggettato a VAS, e sul quale si è intervenuto nel corso degli anni con aggiustamenti, quindi con delle varianti parziali, puntuali, che invece, in seguito all'introduzione della VAS, sono state valutate singolarmente, ovviamente. Di volta in volta ogni variante è stata valutata, quindi senza
poter avere quello che è un occhio più, diciamo, una valutazione più a largo raggio, quindi che tiene conto degli impatti cumulativi, ma di volta in volta erano semplicemente delle valutazioni, sì, dell'ambito della variante e magari delle zone interessate con termini. Per quanto riguarda quindi la pianificazione di dettaglio, no? Oggi piani di lottizzazione, che nel corso del tempo, per quello che dicevo prima, la crisi ha portato a essere sempre più relativa a zone sempre più limitate. Innanzitutto, nelle prime linee guida, i piani attuativi che erano attuati in conformità al piano regolatore non erano soggetti a VAS, ancorché il piano regolatore non era sottoposto a VAS. Quindi io facevo un piano di dettaglio, un piano attuativo, del mio piano regolatore che non aveva seguito un percorso di VAS e non ero obbligato a fare una VAS, mentre adesso comunque devo fare uno screening, quindi rapporto preliminare, generalmente proprio per le limitate, diciamo, dimensioni, l'impatto che può avere un'attuazione di una zona di espansione, non prosegue con un percorso di VAS vero e proprio. E, innanzitutto, per quello che riguarda questi casi, trovandoci di fronte a una fase in cui non c'è un'alternativa teoricamente alla non attuazione del piano, cioè io in caso di valutazione degli scenari alternativi dovrei dire se non faccio quel piano in quel modo, qual è l'alternativa? Cioè la cosiddetta opzione zero, il fatto di non fare quella attuazione, quale può essere l'alternativa? Poi un'altra cosa che è ancora più frequente, cioè oltre a questi piani attuativi che ripeto, perdonatemi se mi ripeto, ma sono zone e soprattutto volumetrie che sono di entità modesta, anche le varianti che possono essere intervenire e rendersi necessarie oggi per quanto riguarda lottizzazioni di 10-15 anni fa, quindi anche quelle non soggetto a VAS, oggi è divenuto con l'ultimissima modifica alle linee guida obbligatorio anche uno screening semplificato. Faccio un esempio proprio lampante, una variante, un piano di lottizzazione comunque collaudato, quindi che non incide sulle opere d'urbanizzazione e per le quali devo semplicemente fare un accorpamento di lotti, perché nelle norme di dettaglio del piano non era prevista questa cosa, che non comportasse variante, appunto, questo tipo di modifica, sono obbligato a fare un procedimento di screening semplificato che comunque ha un onere per, a parte per il soggetto proponente, ma anche per l'autorità procedente, in questo caso l'amministrazione, e anche per l'autorità competente che è la provincia. Cioè in questi casi che una volta erano eliminati, cioè non c'erano modifiche non sostanziali al piano attuativo, qual è il contributo effettivo che può dare la VAS per contro, peraltro, a un allungamento dei tempi del procedimento? Ho concluso, grazie mille. Ma io anzitutto segnalo una forte incoerenza del sistema decisionale, nel senso che nella maggior parte delle regioni ormai ci sono delle nuove leggi urbanistiche e ci sono dei piani urbanistici che non hanno più di 5 anni di validità, nel senso che il piano urbanistico si aggiorna, si rifà, se ne fa uno nuovo. Diciamo, a parte il monitoraggio che si fa durante 5 anni, ma poi se ne deve fare uno nuovo dopo 5 anni. E voi avete addirittura un piano regolatore che non è stato sottoposto a VAS, così vecchio da non essere stato sottoposto a VAS. Io ribadisco semplicemente
quello che dicevo prima, ma la cosa è evidente perché si è vista anche per tutte le energie rinnovabili. La Puglia, per esempio, aveva una legge per cui andavano a valutazione di impatto ambientale gli impianti al di sopra di una certa energia prodotta. Benissimo, si sono tutti dimensionati a poco meno del massimo e ne hanno fatte miriadi perché in questo modo non andavano via. E capite, il cumulo degli impianti che ci sono adesso è assolutamente insostenibile. Allora, qui siamo esattamente alla stessa cosa, nel senso che io non credo che si possa avere una serie di varianti, una dietro l'altra, tutte piccole. Di tutte si dice, poveretti, mica si dovranno sottoporre a questo, a quell'altro, gli costa, eccetera, e poi alla fine avete completamente stravolto il piano, perché ogni volta che valutate una di queste, di per sé da sola, ha poco effetto. Allora io ribadisco la mia proposta, che è quella, intanto di fare un piano nuovo, perché è un piano regolatore nuovo, e poi di prevedere questi meccanismi di accorpamento delle varianti in modo da tenere sotto controllo, diciamo, lo stravolgimento del piano. Posso inserire? Sì, probabilmente noi abbiamo convinti di questo. Il problema è che queste decisioni non vengono dal tecnico comune. Vengono da un'altra fonte sulla quale il tecnico non deve fare altro che dar seguito a delle decisioni che vengono dal livello amministrativo. Quindi forse sarebbe più interessante riuscire a capire in che modo è possibile, tramite la VAS, indirizzare questi procedimenti verso la sostenibilità. Ecco perché io continuo a dire che, questo ne sono convinto perché l'ho anche riscontrato in alcuni casi, una delle poche possibilità è lavorare sulle alternative. Se l'amministrazione si è data determinati obiettivi, non è che il tecnico dell'ufficio ambiente o urbanistica possa dire no, l'obiettivo non è questo. Deve comunque agire in continuità delle norme. Tra le norme, quelle ambientali prevedono appunto che i piani di programmi vengano che hanno delle sull'ambiente o sul paesaggio vengano sottoposti a una valutazione. Quindi vero di dove il tecnico con le sue competenze, le sue conoscenze, i dati che ha a disposizione può intervenire è nel supportare il pianificatore attraverso una definizione di alternative che non abbiano effetti negativi e possibilmente abbiano effetti positivi, perché spessissimo, io questo lo rilevo, non si capisce fino in fondo cos'è la VAS. Con la VAS non semplicemente si guardano gli effetti negativi, ma anzi si dovrebbe soprattutto indirizzare la pianificazione verso la sostenibilità. Quindi è un altro ancora lì, sempre nelle alternative è possibile dare indicazioni su diverse ulteriori azioni che possano rendere uno o più alternative più sostenibili. Certo, ma lo fai attraverso la VAS. Se tu, per esempio, i piani attuativi da voi sono tutti sottoposti a VAS o vanno a screening anche loro? Noi abbiamo, rispetto a quello che diceva il collega, nelle precedenti linee guida c'erano molti casi di esclusione. I casi di esclusione sono stati eliminati perché ovviamente la direttiva non prevede, il decreto legislativo 152 prevede esplicitamente i casi di esclusione, e quindi, come appunto diceva il collega, noi abbiamo stabilito una verifica di assoggettabilità semplificata, che non significa che il procedimento non venga comunque portato avanti. Ma dal mio punto di vista, se il piano regolatore non era sottoposto a VAS, certo.
Sì. Questa cosa non è significativa, non è possibile. Cioè, questa cosa potrebbe avere un senso nel momento in cui c'è una filiera, diciamo, che va dal piano regolatore sottoposto a VAS, che dà una serie di indirizzi, che dà una serie di criteri, alla luce dei quali poi vengono valutate le varianti o alla luce dei quali vengono posti in essere i piani attuativi. Ma se non c'è questa cosa, io credo a così tanta distanza dall'emanazione della direttiva e dal recepimento italiano, è strano che ci sia una situazione ancora così sospesa. Indubbiamente. Quindi, non so, diciamo, secondo me, anche il tecnico dovrebbe. Allora, sono d'accordissimo con quello che diceva Fulvio, nel senso che la chiave di svolta è nel poter intervenire, diciamo, nel processo decisionale, proponendo delle alternative ai progetti, proponendo delle varianti ai progetti, delle misure di mitigazione, abbiamo detto delle misure di compensazione, e così via. Ma queste cose vanno proposte nell'ambito di una procedura, credo, non so. E quindi bisognerebbe ripristinare in qualche modo una procedura significativa, magari il pianificatore, il tecnico anche potrebbe far notare questa incongruenza di non riuscire a intervenire sul controllo delle varianti e sul controllo del territorio in assenza di un aggiornamento del piano regolatore e di una serie di strumentazioni che la VAS gli può dare, appunto, e che in questo caso invece non riesce a dare. Abbiamo un'altra mano alzata di Paolo Mazzoli, se vuole prendere l'audio. Sì, buongiorno a tutti. Avrei il piacere di raccogliere il parere del professor Laniado in tema di tutela del paesaggio, il ruolo e il contributo delle soprintendenze nella procedura di VAS. Questo in relazione anche ai possibili conflitti posteriori di cui il professore parlava prima, che possono insorgere nel corso del rilascio dei pareri di competenza. Grazie. Sì, qui ci sono almeno due aspetti da mettere in luce. Il primo è che le soprintendenze fanno parte dei soggetti con competenze ambientali. Quindi le soprintendenze dovrebbero partecipare già nelle fasi iniziali di scoping e dovrebbero dare i loro suggerimenti in modo da evitare poi il conflitto a posteriori. Questo viene fatto poco perché, come era con le ARPA, che avevano una cultura del controllo, eccetera, anche le soprintendenze, il personale delle soprintendenze, ha spesso una cultura e un'abitudine che non è quella di intervenire in modo costruttivo in fase di elaborazione. Quindi la prima cosa importante dal mio punto di vista è entrare in contatto con le sovrintendenze in fase di scoping e chiarire un po' l'atteggiamento, il tipo di contributo che ci si aspetta da loro, in modo da prevenire appunto i conflitti che vengono a posteriori. Quindi questa, diciamo, è la prima cosa. La seconda è che se si vuole che le sovrintendenze non abbiano soltanto il mero ruolo di dire questo sì, questo no, in base ai nostri criteri, eccetera, bisognerebbe che nelle valutazioni ambientali, cosa che si fa raramente, ci sia una considerazione del paesaggio e dei beni culturali con metodi e con tecniche che sono
coerenti, diciamo, con quelle della cultura di chi si occupa di paesaggio. Oggi il paesaggio nelle valutazioni ambientali è considerato solo una componente, come l'aria o l'acqua. E invece il paesaggio ha un'ambizione diversa, ha un'ambizione più olistica, se volete, di mettere in collegamento tra di loro, in un collegamento coerente, armonico, come volete, tra di loro lo stato delle diverse componenti. Allora, la cultura del paesaggio viaggia più definendo delle aree, è come quella degli ecosistemi, se volete, definendo delle aree con delle caratteristiche le quali in qualche modo danno l'identità di quel luogo e permettono di fare certe cose e sconsigliano di farne altre. Allora, io credo che si debba muovere su due direzioni. Una è inserire una seria considerazione del paesaggio dentro le VAS. Questo fa parte della cultura di chi fa i rapporti ambientali, di chi affronta il problema della VAS, in modo che le sovrintendenze siano anche più capaci di entrare in collegamento, in dialogo, diciamo, con questa cosa. E l'altra è di provare a, fatemi una parola brutta, educare, a fare capire, a fare evolvere la cultura delle sovrintendenze perché intervengano davvero nella fase iniziale di scoping e contribuiscano ad orientare il piano con le loro esigenze. Bene, direi che se non c'è altro chiuderemo, visto che abbiamo anche sforato di mezz'ora. Allora, non so se Fulvio c'è, comunque io a questo punto... Ci sono, sì. Sì, per me possiamo chiudere. Va bene. Ringrazio allora Fulvio, il professor appunto Elliot Lagnato e tutti i partecipanti. Va bene, grazie a voi, arrivederci. Grazie.